Amici appassionati di motori, eccoci qua, la vigilia del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola. Siamo a Cattolica quest'anno, ospiti dell'Alta Marea Beach Village e del ristorante Il Coloniale, la terrazza proprio sul mare. Un ultimo scampolo di questa stagione meravigliosa che però qui non finisce, almeno fino a quando c'è il Gran Premio, perché da lunedì si comincerà a parlarne. Purtroppo le scuole sono già iniziate, questi temi, ci sarà un lieve calo delle vendite dei biglietti, ma sicuramente lo spettacolo sarà come sempre ad altissimi livelli. E poi saranno dei giorni molto nel nome, nel ricordo del SIC, del nostro indimenticato, indimenticabile amico, per cui parleremo anche di lui durante questa trasmissione. Ma vi presento subito i miei amici, che non sono ospiti, ma amici, una puntata che vuole essere proprio così, senza scalette, senza balle, una cicerata così estiva tra un gruppo che si ritrova sui circuiti, ma non disdegna vedersi anche altrove, come nei corsi di guida. Insomma, ci sono un sacco di occasioni per vedersi. Max Temporali, ciao, è qui. Ciao Max. Ciao. Di fianco lui Alex De Angelis. Ciao Alex. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Uno dei padroni di casa, anzi, padroni di casa, Niccolò Antonelli. Ciao Nick, ciao. Tutto bene? Tutto bene. Pieni i microfoni, dovete purtroppo, qua nell'esterno ci sono i gelati, per cui bisogna passare. Tutto bene, sicuro? Tutto giuro bene. Che non dico il segreto, perché altrimenti dopo vai via arrabbiato. No, me l'hai promesso. L'ho già detto fuori microfono, loro sanno tutti che sei in giro. Vabbè, non sei vestito completamente, chi vuole immaginare? Vabbè, si è dimenticato un componente dell'abbigliamento e che non si vede, però vabbè, non possiamo dirlo. L'ho promesso. Ciao, anche Michele Pirro. Ciao, tutto bene? Tutto bene, dai. Con un casco che dopo spiegherai cosa farai, l'abbiamo già visto in quel del Mugello, però ci avvicina il momento in cui lo metterai all'asta, giusto, per gli appassionati. Sì, per il dedicato. Che fallo già vedere, dai, fallo già vedere. Questo è il casco che andrà alla fondazione di Marco e viene messo dedicato, quindi chi vuole partecipare andrà quindi all'asta e speriamo di recuperare più possibile. Quello assolutamente, dove, ma come si fa tecnicamente? Su eBay? Dov'è che sì, è tramite l'asta del dedicato, che poi comunque domani sera spiegheranno come fare. Comunque lì potrete partecipare all'asta. Senti, lo vuoi già autografare? Vedo che c'è già il pennarello, almeno è il tuo casco ufficiale, così diamo il via ufficialmente all'asta per il casco in memoria del SIC. Vuoi anche dire l'asta da quanto parte? Hai stabilito con Gigi quanto? Non so esattamente ancora come funziona, poi decideranno loro. Va bene, dai, comunque secondo me non dovete partire da meno di 500 euro, anche perché lo scopo è quello di portare a casa dei soldi per uno scopo assolutamente benefico, per cui va bene così. Grazie Michele innanzitutto per essere qui con noi, saluto anche Livio Suppo. Ciao Livio. Ciao a tutti. Con la divisa super ufficiale, pronto, abbiamo letto i tweet di Casey, insomma, che sta lentamente progredendo, ci dirai come stanno andando le cose. Poi un Pedrosa che sta lanciando l'attacco a Jorge Lorenzo, per cui un mondiale che promette ancora fulmine saette. Lui invece ha avuto un incontro ravvicinato con un parrucchiere cinese, dobbiamo dirlo perché a Milano ormai i parrucchieri cinesi, e vedete che ha speso poco, però il risultato è questo. Zamb. Non me ne vergogno. Non te ne vergogni, non me ne vergogno un po' io che ti ho... No, sto scherzando, Zamb. Invece sono un po' teso che sono vicino... Sì. Che no, vogliamo ricordare che Livio è l'antipatico del patrico, giusto? No, ma io sono d'accordo che è antipatico, io sono d'accordo. È quello che ci bastona sempre, che giustamente ha... Sempre modo di... Allora partiamo però stravolgiamo un pochino la scaletta, tutti i motociclisti... Ma non c'era la scaletta, hai detto. Non c'è scaletta, difatti, però uno si aspetta che si parli di moto, invece no, stravolgo e tutto, e voglio sapere cosa ne pensate dell'ultimo Gran Premio di Formula 1, perché voi siete appassionati, no? Alonso, la penalità che è andato... Tu non l'hai visto, Livio? Vai che lo mettiamo nelle canne subito! Allora, io la penalità visto... da Vettel ci stava, anche se poi ha rotto, Zam. Allora, io ne ho visto metà. Sì. La prima male metà. Però, l'hai visto male? No, l'ho visto, vabbè, intanto stavo attento al bimbo, però l'ho visto metà. No, e io non sono un esperto di Formula 1, ma non si capisce nulla, secondo me. Seguire una gara di Formula 1 con queste regole che siano giuste o sbagliate è un casino. Poi il commento sicuramente non aiutava a capire, però non si capisce niente. Quando azioni l'ala, mica l'ala, almeno per me è un casino. Si chiama DRS, dillo bene. Con la R non ci riesco. Lì solo DS allora. DS. Livio, tu non l'hai visto? Io ero in bicicletta con la mia famiglia e mi sono divertito. Per dire quanto te ne frega di Alonso, però della di Vettel, della con tutto rispetto. Però, invece Nick, voi Michele, che correte in un altro sport, a vedere il motocross. Nessuno l'ha vista allora. Ma la Rai come fa a stare in piedi? E Sky che ha speso 60 milioni per la prova. Dovete guardarlo. Dove il motocross? A Faenza ha vinto il mondiale Tony. Quindi. Grandissimo Tony. Quindi. Facciamo un applauso e salutiamo anche.
Dopo salutare Carlo Pernat, che non è qui con noi, ma finalmente si è fatto operare, se ci vuole. Si è fatto togliere una roba brutta che aveva, adesso è in forma e tornerà presto a rompere le palle a Livio, insomma a tutti gli altri, per cui tornerà presto tra di noi. Ciao Carletto. Invece chi è che guarda la Formula? Nessuno di voi guarda la Formula? De Angelis l'ha vista, ha detto. Vai, infatti, allora, io mi cofo, Alex. No, in realtà io ho visto la prima metà. Ma nessuno che l'ha visto! Ed ero a Milano, oltretutto. Ah sì? Ero a Milano, davanti alla televisione, ho visto la prima metà gara, poi mia sorella che era di fianco a me ha detto non è ora di andare a fare shopping, ho detto veramente... Hai ragione. No, no, andiamo a fare shopping. Oppure detto che è ora di fare shopping e siamo andati. Per cui nessuno sa niente della penalità anche... di... della penalità di Vettel. No, sono... però ho visto che comunque almeno quest'anno ci sono tantissimi sorpassi e quella metà gara che ho visto io mi sono comunque divertito. Ma secondo voi il vostro mondo, cioè quello delle moto, non ha nulla da imparare da un mondo che è più ricco con la Formula 1, è, dicono, è quello che ha da invidiare e basta. Secondo voi c'è qualcosa che potreste rubare, ma tra virgolette, me, copiare dalle quattro volte? Magari chiediamo anche agli altri, però le nostre gare sono comunque sia nettamente più spettacolari, specialmente... Chiaramente nei miei confronti parlo di Moto2 perché sono veramente belle, gare vincenti, ci sono almeno 10-15 piloti che possono vincere e quest'anno sì, anche Formula 1 si sta vedendo, però comunque è sempre Alonso, sono sempre quei 3-4 alla fine che fa la differenza. Beh, però qualche outsider si caccia dentro, mentre in MotoGP ad esempio nelle vostre categorie Moto2 e Moto3 è diverso. Sì. Ma qualche outsider, vedete Perez, Maldonado si butta dentro ogni tanto, cioè in MotoGP è impossibile vedere questa cosa, da qualche anno, Livio, è una tendenza credo... irreversibile in questo momento, perlomeno non sembra che ci possa essere qualcosa all'orizzonte. Ma secondo me è sempre stato così, nelle moto la differenza la fa veramente di più il pilota della macchina e quindi gioco forza, se è un periodo in cui ci sono 3-4 piloti un po' più forti degli altri sono quelli che vanno a podio, qua non ci scappa. In Formula 1 invece fa il pilota ma anche molto la macchina e quindi se quest'anno, io seguo veramente poco la Formula 1 però mi sembra di capire che ci sono delle macchine che fino all'altro anno magari non erano da nessuna parte, tipo le Williams, no? Sono cresciute molto. Williams, la Sauber va molto bene. E la Renault che sta crescendo, cioè. E questo cambia moltissimo. C'è stato un mondiale qualche anno fa che la ex Honda, diventata poi Brown, ha dominato un mondiale con due piloti che prima non avevano mai fatto niente, certo. Ha rischiato di vincere il mondiale Barrichello. Nelle moto questo è impossibile e questo secondo me è il bello e il brutto del nostro sport, cioè, i piloti fanno una grandissima differenza e questo fa sì che però ci possa essere meno spettacolo. Cioè tu dici che non vedremo mai un Pirro nei primi tre, Michele, adesso che hai provato anche la Ducati? Ma è dura con la moto che ho io perché comunque non ho una moto GP. Ho avuto l'opportunità da Ducati di provare la MotoGP settimana scorsa, naturalmente sono due categorie diverse, è difficile dare un giudizio, l'unica cosa che ti chiedi, ci sono due categorie in una praticamente, quindi facciamo due gare diverse. Non lo so, diventare competitivo, ho fatto 3 giorni di test, di cui 2 rovinati comunque dalla pioggia, non mi sembra di essere andato così male, poi sai... ci vuole l'opportunità, adesso mi è stata data l'opportunità di fare questi test, se un giorno mi verrà data l'opportunità di competere con i migliori proverò a fare del mio meglio, poi non tutti siamo Valentino Rossi o Stoner o Lorenzo, però se non hai l'opportunità è anche dura poter dire diversamente. Torniamo poi su quell'argomento lì, volevo rimanere con Zam, credo, sull'argomento sì, di volevo prima. Sulla... aggiungere una cosa, sono d'accordo con Livio sul fatto che nelle moto il pilota fa più la differenza, però mi sembra anche che negli ultimi anni nella Formula 1 comunque hanno fatto dei cambiamenti regolamentari tali per arrivare ad avere più spettacolo. A me sembra che nella MotoGP, purtroppo, uno dei grossi limiti della MotoGP che a livello regolamentare c'è troppa dipendenza dalle case, non è che voglio dare la colpa alla Honda o a te in particolare, però per il momento però la stasera fa finta di andare d'accordo dopo no, però vedete, siamo solo all'inizio. Comunque troppa carta bianca agli ingegneri e così facendo mi sembra che non si avvicinino mai le prestazioni delle moto e non si creano l'equilibrio che si è creato quest'anno in Formula 1. Questo è un discorso sicuramente funziona, sì. Complicato, in parte hai ragione, nel senso che le categorie quelle meno tecnologiche, appunto Moto 3 e Moto 2, sono quelle dove lo spettacolo è più alto e quindi qualcosa di vero ci deve essere. Ma anche Superbike, che è meno tecnologica della MotoGP. Superbike, addirittura la Supersport di solito lo è di più della Superbike, quindi vuol dire che a mio parere al crescere delle prestazioni del mezzo, inteso come moto e gomme soprattutto forse, si aumenta in maniera mostruosa la differenza fra cioè il limite delle moto. Io faccio sempre questo esempio, parliamo, è un
è un concetto difficile. Io faccio questo esempio: se io faccio una gara con uno di loro a Mugello con uno scooter che fa i 40 all'ora, mi battono perché hanno un senso delle traiettorie migliore del mio, ma di poco, perché probabilmente anche io che non sono un pilota, tutto Mugello a manetta con uno scooter che fa i 40 all'ora lo faccio. Quindi loro tre che sono piloti me le suonano, ma di poco. Se saliamo su un 125 il gap aumenta, su un 250, su un 600 di più, su un MotoGP probabilmente io parto e un Jorge, Dani o Casey mi danno il giro. Questo perché? Perché devi essere bravissimo a portare al limite quel limite, per arrivare a quel limite lì. Allora, nell'interesse dello show bisognerebbe forse ragionare così, che però è chiaramente contro quello che è la... che è stata tradizionalmente sempre sia la Formula 1 che la MotoGP, cioè il massimo dell'espressione tecnologica delle moto o delle auto. Quindi in Formula 1 sono riusciti, secondo me, soprattutto con le gomme a fare del gran cambiamento, perché mi sembra, da ignorante abbastanza in materia, che anche l'alettone variabile che possono mettere o togliere a seconda di quello che fanno non è che abbia fatto tutta questa differenza. Mentre... però toglie quella noia del fatto che uno più veloce non riesca poi, per i problemi creati dall'aerodinamica. No, ok, però se non ci fosse il fatto che grazie alle gomme diverse, mi pare di aver capito che ogni 3x2 si trovano con uno che va più piano, e quindi c'è più confusione in pista, se ci fossero macchine che vanno 3 decimi al giro più forte, quella lì non ti serve a niente, perché oltre il secondo non puoi più attivarla, certo. So che ben capito, e quindi sarebbe una fila indiana come era una volta. Forse fa la vera differenza è che c'hanno delle gomme che ogni tanto qualcuno inizia a perdere 2 secondi al giro, e allora rimescolano tutti, però nelle moto non riesci mica a farlo. Anche perché poi Zama, scusa Michele, vai comunque le gare, non è che tutte le gare vanno fino all'ultima a curva a suonarsene. No, però comunque anche domenica Sykes, per dire, è partito davanti, dopo ha finito quinto, magari chi consuma meno le gomme, chi può scegliere la morbida, alla fine in MotoGP le scelte sono obbligate, quindi tutti. Allora vi devo andare in pubblicità, poi torniamo, anche perché voglio pizzicarli subito sulla questione Superbike, perché vabbè, anche sul discorso gomme, visto che hanno un pilota che arriva dalla Superbike, che è Jonathan Rea, o Ray come giustamente si dice, Ray, abbiamo lì, ci siamo informati, lui dice una roba tipo Ray, perché è come il raggio di sole, mi ha detto, quindi Ray. Già, per Zamagno non va bene. Un minuto, pubblicità, poi torniamo qui da Cattolica, dall'Alta Marea Beach Village, con griglia di partenza. Ben ritrovati, Riviera Romagnola, Cattolica, Alta Marea Beach Village, con griglia di partenza, vigilia del Gran Premio di Misano. Gianni Cuzzeri ci ha raggiunto, ciao Gianni. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, ciao, hai rinnovato con quel brutto tomo che c'hai di fianco, no? C'era lui il pezzo di carta, adesso lui che vediamo come ritorna. Ma possibilità, quanto siete? Come siete? Come siamo? No, devi dirlo tu. Lui, c'era lui però il pezzo di carta. Siete messi bene o no? Siamo avanti. Siamo molto in forward. Senti, mi spieghi perché Colin sembra una papera adesso quando va in piedi? La moto, cos'è che gli è successo? Cosa c'ha? Qui se vieni qua devi essere... Colin papera è veramente pesante. È troppo vecchio. Ma no, non è che è troppo vecchio. Perché non va? Non va perché abbiamo 2000 problemi con l'elettronica. Poi, sai, quando un pilota, secondo me, qui abbiamo dei piloti, si demoralizza un pochettino, secondo me poi ne deriva che... anche i risultati vengono a mancare un pochettino, ma insomma, sembra che qualche piccola soluzione sia in arrivo per cercare di portarci un pochettino. Senti, più tu chiaramente credi, il Team Forward ha fatto grossi investimenti per la CRT, però insomma ci sono, ne stavamo parlando con i piloti prima che tu arrivassi, insomma non sembra che sia sbocciata nel migliore dei modi questa categoria. Che cosa si può fare secondo te per migliorare, o perché piloti come Michele alla fine non si senta parte di una categoria inferiore, ma si senta parte a tutti gli effetti della MotoGP? Perché altrimenti poi esistono delle alternative, c'è la Superbike, ci sono... Sì, però la Superbike io non la paragonerei alla MotoGP prima di tutto. Dopodiché la CRT è una startup come tutte le cose, come tutti i nuovi progetti, quando iniziano sono magari, anzi come in questo caso, in debito di risultati sicuramente, però insomma, un po' alla volta. Si arriva adesso la centralina unica, poi la limitazione dei giri a 15.500 per tutti quanti, insomma io penso che questo gap che adesso è enorme un po' alla volta. No, poi c'è da dire un'altra cosa, che secondo me la CRT, anche lì ci sono due categorie, perché c'è la CRT Aprilia che è praticamente ufficiale a tutti gli effetti,
e c'è la nostra, le moto come la mia. No, Michele, se andiamo tutta, c'è la CRT e la non CRT. Noi, però, noi la nostra è una CRT perché il telaio lo fa su, il motore ce l'ha da BMW, l'elettronica. Però non è giusto, cioè quella che, allora, il problema è che a casa poi la gente, come non capiamo in Gran Premio di Formula 1, come diceva Zam, che non capiamo quando uno apre l'ala e il KERS e tutto il resto, quindi alla fine problema. Dice, ma scusa, quelli non è CRT per uno e per l'altro, però c'è uno che va sì, più forte. Però qui tutti quanti sappiamo benissimo chi è l'Aprilia, giusto? Quindi, e sappiamo benissimo chi è Sutter, chi è FTR, chi è adesso di Avintia c'è anche lì FTR Kawasaki, quindi voglio dire, una è un'azienda che da sempre fa le corse e vende un pacchetto da corsa, gli altri sono dei fornitori che chi fa il telaio, tu arrivi con il tuo motore, loro ti costruiscono intorno al telaio, poi vai dal esatto. signore che vende elettronica e ti vende elettronica, ahimè io ho avuto la sfortuna di inciampare su un'elettronica poco carina, anche questo noi. È di fatto poi, no? Quindi poi ognuno di questo pacchetto ne ha dei risultati. No, per quello dicevo, volevo cioè, che comunque nella CRT non si può fare comunque un paragone, perché noi, cioè sia io che Edwards e qualche altro pilota, corriamo contro una Factory che è l'Aprilia, e comunque per ridurre il gap, anche se qualche gara ci ho provato tutto, non è facile, perché comunque loro hanno una moto a posto che praticamente corre in Superbike da 3 anni e è stata migliorata, adattata alle regole della MotoGP, però non riuscirai mai a competere e a lottare contro di loro. Però alla fine sembra che si parli di chissà quante moto, in realtà sono le due di Martinez, no? Perché se senti Petrucci, poveraccio, anche ha ragione, dice che la sua moto non va, si piglia 40 km all'ora sul dritto. Se parli con sto parlando in generale delle CRT, se parli con Pasini, ma anche lì uso lo stesso motore dall'inizio dell'anno, non ha cambiato nulla ed è arrivato insomma quasi al confine di andare di a una fare separazione. Le gare di durata. Vabbè, allora. Comunque, esatto. anche lì dipende dall'investimento che uno fa. Se un team investe, l'Aprilia ti dà il pacchetto A, B, C e uno. Ma decide. I team della CRT investono? Cioè, poi guarda, c'è qui. Scusi, signor Cusa, investe lei o no? Per quello che mi riguarda, se vuoi, guarda, ho anche qui il mio direttore generale che è aggiornatissimo sui numeri, ma ti posso garantire che noi abbiamo speso un milioncino fino adesso, forse anche qualcosa di più. Io l'ho speso di benzina a venire giù qua, a venire a Cattolica, ho speso oggi un milioncino. Però, e sono felice perché ho speso poco. Però un milioncino che quando qualcuno ha provato la vostra moto ha avuto anche un giudizio un po' volgare, insomma, un po'. Ma allora, se Rossi l'ha provata, ha detto che andava bene. Esatto, io meno peggio di quello che si immaginava. Detto, esatto. Non avevi il microfono, scusa, esatto. Non avevi il microfono. Ho detto che Capirossi, a mia risulta, che quando l'ho provato ha detto che in realtà va meno peggio di quello che mi immaginavo, giusto? Giusto, corretto, sì. Ma difatti, secondo me, uno dei problemi che, ahimè, nella mia squadra è che Colin scende da una moto ufficiale, da una Yamaha ufficiale, e questa è una cosa nuovissima anche per lui, anzi soprattutto per lui, e quindi perché la rogna più grossa da noi è il traction control e questo maledetto sensore di, come si dice, Livio, che tu sicuramente sei anti-wheelie, è il sensore d'angolo, ecco il sensore d'angolo, e queste sono le tre grosse rogne che abbiamo. Neanche intorno. Così gravi, poi alla fine. Insomma. Perché Zan, volevi dire qualcosa tu su CRT, che so che è la tua categoria preferita. Sì, no, beh, la CRT per me, per come è concepita, è stata concepita nel modo totalmente sbagliato, c'è troppa differenza con le MotoGP, e quindi non è colpa della CRT naturalmente, è colpa del regolamento della CRT. Mi viene in mente come Colin Edwards ha definito la CRT in occasione della conferenza stampa di Indianapolis. Soprassediamo. Ma dillo per noi che non l'abbiamo sentito. Vabbè, ha detto. No, ma anche no, dai. No, no, meglio che bene. No. Va bene. E poi per quanto riguarda invece l'Aprilia, mi fa sorridere perché l'Aprilia quando è arrivata in Superbike è stata accusata, secondo me giustamente, di non essere una moto derivata dalla serie ma di essere una moto da corsa. Adesso arriva nella CRT, quando è nella CRT è accusata nuovamente di non essere un prototipo, insomma un casino, è sempre accusata di qualcosa. Però voglio dire che, visto anche il risultato della gara di domenica, ricordiamo tre piloti Aprilia nella prima manche sul podio, Davis che vince la seconda manche, è un peccato secondo me che l'Aprilia non faccia la MotoGP invece che la CRT. Beh, pensa che se già avesse la moto che usa in Superbike, mi diceva Martinez, la loro bene o male ha una decina di cavalli in meno, anche qualcosa sì, beh, di quella più che usa in Superbike cambiano il motore, però appunto, tutte le manche, per quello che dico, se già potesse utilizzare quei motori lì probabilmente già
su alcune piste il gap con le MotoGP diminuirebbe ancora. Certo. Però, sì, vai. Però, no, però sarebbe interessante sapere se la Honda effettivamente farà questo progetto CRT, MotoGP, prototipo. Ci stiamo pensando, come ha dichiarato Nakamoto, l'idea è quella di poter cercare di fare una MotoGP, perché in realtà poi le chiamiamo CRT, però alla fine sono comunque delle MotoGP con un regolamento un po' diverso. Sì, comunque quella di, l'idea di fare un prototipo da mettere in vendita, come era una volta, e qui volevo appunto dire, quel discorso che state facendo adesso fra Aprilia piuttosto che la Sutra, in effetti un conto è stilare un regolamento tecnico, cioè dire le CRT, che si chiamano così, ricordiamolo, perché Claim Rule Claim Team, cioè in quella categoria, nessuno dice che devono essere motori derivati di serie, si dice semplicemente che se corri in quella categoria devi essere disposto a farti acquistare il motore per, mi pare, 20.000 euro, il che presuppone che nessuno farebbe un prototipo col rischio di farselo comprare per così pochi soldi. Ciò detto, il regolamento dice che hanno la stessa cilindrata dei prototipi, lo stesso numero di cilindri, lo stesso alesaggio, 3 litri in più di benzina e il doppio dei motori a disposizione. Sulla carta questo dovrebbe garantire una ragionevole balance, equilibrio fra le performance dei prototipi e di queste cosiddette CRT. Il problema qual è? Che in realtà chi ha fatto una CRT investendo quanto la Honda, la Yamaha, la Ducati hanno investito per fare il prototipo? Nessuno. Chi si avvicina di più è l'Aprilia. L'Aprilia con sopra Depunier, Espargaró e Pasini... beh, Ellison lascerei stare un attimino, perché forse mi sembra che il problema più grosso lì sia il pilota, nel senso che rispetto alle altre Aprilia non va da nessuna parte, quindi evidentemente il pilota sarà o il team o il pilota, lì c'è qualche altro problema. Però se tu ogni tanto guardi le prestazioni che fanno De Pugno e Spargaró su quelle moto lì, sono assolutamente in linea con quello che faceva per esempio l'altro anno Elias. Con tutto il rispetto per Toni, l'altro anno Toni ogni tanto pigliava più di stacco, pigliava dei 3 secondi e mezzo con un prototipo pieno. Quindi nel nostro mondo è talmente difficile definire un regolamento tecnico che riesca a giustificare la differenza, perché appunto dipende da poi l'investimento che c'è dietro e da chi c'è sopra. Quindi in questo momento, se ci fosse una CRT fatta dalla Honda alla Yamaha con sopra Chesi, Dani o Jorge, cosa farebbe? Però, secondo me non lo fa nessuno. Capisco il discorso, perché... però i piloti, che poi alla fine sono insieme alle moto i protagonisti di questo mondo, quello che voglio capire da loro è, visto che le moto ufficialissime, cioè quelle che possono arrivare a podio, alla fine sono veramente molto limitate, lo dicevamo prima, purtroppo. Sì, no? Però è questo il problema, che come giustamente diceva Kuzer all'inizio, è una startup, è il primo anno di una categoria nuova, dove è tutto da capire cosa succede. Allora, chiaro che se fossero di colpo solo questo tipo di moto qua, non ci sarebbe problema, perché tutti dovrebbero, il primo anno della Moto2, vi ricordate? Il primo anno della Moto2 andavano, uno scandalo che andava più piano delle Supersport o delle 2.5. Tutti stavano crescendo, adesso sono cresciute le gomme, sono cresciute le moto e nessuno si lamenta più di questa cosa. Certo. Qui il problema è che stride un po' il confronto fra i full prototipi guidati da 3 fenomeni e ste moto che alcune sono veramente state fatte all'ultimo momento, a parte l'Aprilia. E quindi è questo che è un nuovo regolamento che va non solo adattato al campionato, ma deve crescere. Certo, però hai ragionissimo su questo discorso, ma quello che voglio capire da loro è il fatto di sapere a priori che non si potrà verosimilmente mai arrivare a lottare con Jorge, con Dani, con Valentino, con quelli che sono lì davanti, per loro che insomma, le potenzialità io mi auguro che loro pensino di averle per poter lottare ad armi pari con i Franco, nostri sacri. Franco, possono mettersi in vista però. Scusa Franco, ma neanche per il 10° posto Lotti. Cioè, perché Lotti oltre il 12°. Questo voglio arrivare. Il problema fatto sai qual è? Che abbiamo visto Melandri che dopo qualche stagione di difficoltà allucinante è di là in Superbike, giustamente come dice Kuzari non possiamo paragonare Superbike a MotoGP, però è di là a lottare per il mondiale. Cioè, questo io voglio capire da pilota per voi. Non vi stimola a dire, cavoli, però io di là su una moto ufficiale, su una casa, potrei lottare per il titolo. Qui sono qui a lottare giustamente come Zam, a dire forse faccio fatica a fare 10°. Il problema è che secondo me non c'è. Io parlo per me che sì, ho fatto un anno di Moto2 e quest'anno faccio la CRT. Anche una casa ufficiale che ti deve prendere come fa a valutarti? Cioè ti dice io non so che moto hai a disposizione tu, quindi faccio fatica a dare un giudizio se sei bravo o se non sei bravo. Cioè è quasi addirittura dannoso quello che stai facendo. Questo sicuramente forse ha più valore magari andare a fare un test, come è capitato a me, andare a provare 3 giorni la MotoGP al Mugello. E lì riesci a capire, o chi lavora riesce a capire quale può essere il tuo valore. Sicuramente con la CRT, anche se fai
il primo delle CRT, cioè fai fatica a avere effettivamente il potenziale del pilota. Magari valuti più uno della Moto2 che ha fatto primo o secondo, sì, o ha vinto qualche gara, lo valuti molto meglio. Solo che io l'opportunità di rifare la Moto2 non l'ho avuta, e quindi con la CRT è difficile. Sento anche Nicolò e Alex, poi la pubblicità e facciamo come dagli altri amici. Vai Nick. Cosa devo dire? Per te è presto, però dico, ci penserai anche un domani? Dici... Che siamo nel 2012 e c'è la crisi, non ci sono i soldi per fare le corse fatte bene. Io spero di arrivare in MotoGP e poi non lo so come sarà. Spera che i regolamenti sono cambiati e che le moto sono tutte uguali. Vedi l'esperienza del vecchio come viene fuori, va là. Ali. Alex, aspetta, io... Spero che saranno tutti uguali, così almeno... Che poi comunque c'è da dire una cosa, hai fatto il paragone prima di Marco, di Melandri. Secondo me Marco comunque le occasioni le ha avute, le opportunità più che altro. È stato tanti anni, naturalmente non aveva più lo spazio e quindi giustamente ha cercato altre strade, la Superbike in moto, con una moto ufficiale che gli permette di vincere. Naturalmente ha fatto tanti anni, quindi... Però è brutto non avere l'opportunità e dover cambiare. Certo, Alex, e poi c'è Zam che deve pizzicare su, poi facciamo come... Guarda, la differenza per quanto riguarda me come pilota è che io ho fatto la MotoGP quando non c'erano le CRT, c'erano le MotoGP clienti, e chiaramente neanche prima potevi combattere con le MotoGP ufficiali, con la differenza che però ogni tanto, nella gara dove tu eri al 100%, gli ufficiali no, magari capitava qualche cosa durante la gara, riuscivi a inserirti. Io ho fatto dei podi, ho fatto due o tre volte quarto, dei quinti, quindi comunque qualche risultato riuscivi a farlo. Chiaramente non potevi lottare per il mondiale. La differenza è che comunque io sì qualche risultato l'ho fatto, però la squadra per quei risultati quanto ha dovuto pagare queste moto, con la differenza di quanto invece le pagano adesso? Chiaramente io come pilota preferirei una MotoGP cliente che una CRT, Aprilia anche la migliore del lotto. Certo, Zam pizzica Livio. Se no devo fare una polemica con Livio. Dopo la pubblicità o prima? Secondo me dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità. Va bene, torniamo tra un minuto qui a Cattolica. Ben ritrovati, griglia di partenza in trasferta prima del Gran Premio di Misano della Riviera Adriatica. Siamo a Cattolica, l'Altamarea Beach Village, il coloniale ristorante che ci ospita, anche perché dobbiamo scroccare da magnà dopo, per cui giustamente. Florenzano, ben arrivato, sei in ritardo di quelle solite 3-4 ore, ben arrivato. Grazie. Dove sei stato? Sono arrivato in motocicletta. In motocicletta. Vabbè, e sei arrivato tardi, perché la moto è una Honda, per quello. Perché ho sbagliato strada come uno sciocchino. Non avevo dubbi. Così. Saluto anche Francesco Guidotti, ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Team Prama con Ducati, tra l'altro voi la notizia è proprio freschissima. Avete ufficializzato Ducati è ufficializzato. Sì. Siamo parte del progetto nuovo con Spis e Iannone. E prossimi giorni daremo qualche informazione in più, visto che stiamo ancora mettendo a posto un po' di cose. Senti, un bellissimo colpo. Ne parliamo di questa cosa perché volentieri. È un aspetto importante che sta prendendo proprio il marchio Ducati nel dopo Valentino, per cui ti pizzicheremo su questo, ma c'è prima la polemica vivace tra Zamani e Suppo. No, ce l'ho bene in mente, No, allora. Prima Michele ha giustamente parlato di opportunità di provare la MotoGP. Allora mi chiedo perché la Honda che doveva sostituire Stoner ha scelto Ria, che tra l'altro c'è quella R lì che mi dà un po' fastidio, per carità, comunque, che è comunque un pilota che l'anno prossimo correrà in Superbike, quando secondo me, poi Michele mi pagherà da mangiare, aveva la possibilità di mettere Bautista sulla moto di Stoner e far provare a Pirro una moto vera per due Gran Premi. Farei un applauso al Zamani. Farei un applauso allo Zamani. Si devono essere messi d'accordo comunque. Ma sì. Non lo vedo da per no. Era una soluzione che abbiamo anche analizzato. Il problema è che comunque è esposto il problema di sostituire pilota su un altro team, che non è mai bello, ma soprattutto l'ho vissuto io personalmente con Caglio nel 2009, quando Chesi non venne per tre gare. Solitamente quando tu pigli un pilota a metà stagione da un team satellite e lo metti sulla moto ufficiale, rischi di fare dei danni. Perché? Perché comunque sono abituati al loro metodo di lavoro, si creano delle aspettative, perché comunque, benché uno dica e ci credono, cioè io ci credo per davvero, le moto sono similissime, le nostre moto, le moto della Repsol Team a quelle di Fausto.
o di Lucio, ma il pilota comunque ha un'aspettativa di montare su una moto ufficiale e di andare più forte. Se non ci riesce, Caglio, ricordatevi Caglio, Caglio stava facendo una stagione più che decente, fece le tre gare su una moto di Chesi, che era identica, vi assicuro, e si perse, poveraccio. Per cui non è, a volte toccare, molti dicevano dovete pigliare Bradle, Bradle è quello che quest'anno sul team satellite della Honda sta facendo meglio, pigliate Bradle, che sarebbe stato lo stesso, si liberava comunque la MotoGP, si poteva mettere lui piuttosto. Il problema è che rischi di fare più danni della grandine. Allora Jonathan è comunque un pilota Honda da tantissimi anni, è un pilota che nonostante la nostra moto in Superbike non sia super competitiva, ha sempre creduto in Honda e ha sempre continuato a credere in un progetto sperando che prima o poi una chiamata dalla GP arrivasse. Ci è sembrato giusto anche nei confronti appunto di un ragazzo che si è dimostrato molto leale nei nostri confronti, dargli una chance di non solo non fare queste due gare ma di vedere come se la cava con la MotoGP. Peraltro l'opportunità era comunque interessante perché prima di fare la gara di questo weekend ha potuto fare un giorno in testa a Brno e due giorni in testa ad Argon, quindi arriverà qui non proprio totalmente vergine, e quindi a noi è sembrato giusto anche per dare appunto questa opportunità a un pilota che ha fatto tanto per noi. Soddisfatti? Aspetta Florenzano che... vai. Che stai dicendo? Vuoi contraddire Livio, mi sembra, no? No, per carità. L'unico aspetto, secondo me, è che il povero Pirro non ha provato sta moto. Il ragionamento tuo è giustissimo. Però, diciamo, vediamo se riusciamo in qualche modo, da qualche parte, a far provare a Pirro, che è bravo e se lo merita, una volta una motocicletta buona. Ma cioè, tant'è che posso fare una domanda... perché generale. Cosa è successo? Sì, sì, un po' generale, no? Anche sulla base di quello che sta facendo Ducati. Fino a qualche stagione fa, quando un pilota insomma dimostrava di essere bravo, ma non aveva ancora la moto competitiva e magari gli mancava ancora un tot per fare il salto di qualità, comunque una volta insomma le squadre mettevano a disposizione le moto per fare dei provini, cioè per provare un po' dei piloti a fine stagione e per vedere insomma chi si poteva meritare questa moto. Adesso non è più così. E volevo chiedere come mai e soprattutto perché invece Ducati sta ritornando un po' a questa vecchia tendenza che secondo me è anche corretta. L'hai chiesto a me? Sì, a chi vuole rispondere. Ma quando lo facevano? Io sono qua da 95-96 e non ho mai visto sta roba. Beh, io ti parlo in generale. Non è una battuta, no, è vero, non l'ho mai vista. Non ti sto parlando della 500, ti sto parlando del motociclismo in generale, uh-huh. No? Quando c'era il salto, non so, dal campionato europeo al campionato mondiale, oppure dalle 250 a salire. Boh, non lo so, è una domanda, eh? Non so, è sempre molto comunque sono veramente aspetti complicati. Facciamo un altro, ringrazio peraltro Carlo che benché lavoriamo per la stessa azienda ti stuzzica. giusto. Contribuisce a darmi questa fama di simpaticone. Io dico no. Allora, facciamolo in un'altra maniera. Tu dai l'opportunità a il buon Pirro di provare sta moto, di fare due gare con sta moto. Pensate la pressione che c'ha, cioè lui c'ha una moto comunque buona, molto meglio di quella che c'ha, e ha due gare per dimostrare che il prossimo anno si merita una moto. Pensate come sta Pirro in questo momento sta dicendo. Ma è vero, lo dico. C'ha ragione, Suppo. Mi do delle martellate nelle palle, ma c'ha ragione, Suppo, c'ha ragione, dammelo. Meglio due che zero. Vuoi dire, a me sembra paradossale che Pirro, che è al centro dell'attenzione stasera, abbia provato una Ducati MotoGP e non una Honda MotoGP, correndo per la Honda. Ok, peccato che noi proviamo. Noi il test team ce l'abbiamo che gira in Giappone con dei meccanici e degli ingegneri giapponesi e quindi si faceva un po' più fatica. Da un punto di vista logistico, da un punto di vista proprio organizzativo, e per un italiano lavorare con gli ingegneri e i meccanici giapponesi non è così facile. Adesso, a parte questo che si potrebbe ovviamente risolvere, il discorso che facevo prima è vero. Io mi ricordo quando ero in Ducati, quando c'è stato purtroppo più di una volta da sostituire il pilota, è sempre un dramma, perché uno dei grossi limiti di questo ambiente è che nessuno di noi, io non dico per team ma almeno per casa, abbiamo qualche pilota giovane che possa fare anche il pilota sostituto in caso di incidente. Questa è una cosa che abbiamo provato anche anni fa, avevamo provato con Nicolò Canepa faceva il collaudatore e eventualmente il sostituto. Il problema è che solitamente i piloti giovani non accetta nessuno di fare questo tipo di mestiere. Abbiamo provato mille volte. Scusa, devo interromperti, ma inquadro il signore, è lui quello col telefono. Guarda, si sta buttando dalla terrazza del coloniale, guarda, vado a vedere chi è, aspetta. Chi è che le sta parlando al telefono? No, tutto bene, posto. È l'amante, non si può dire. È l'amante. Scusa Livio, vai. Dicevo.
alla fine in Formula 1, se non vado errato, Alonso fece collaudatore per la Minardi prima di diventare pilota, sì, ufficiale, o per la McLaren, adesso non ricordo, forse per la McLaren e poi corso con la Minardi. Cioè, in Formula 1, nelle macchine, è molto più normale che un pilota che pensa di andare forte accetti di fare per un anno da giovane anziché la GP2, o magari vincere la GP2 e poi anziché andare subito in Formula 1 fa un anno il collaudatore di una Formula 1. Qui provi a proporre una cosa così ai piloti, al 99, a me non è mai capitato che un pilota mi dicesse: bello, anziché andare a correre faccio questo. E questo è un altro problema, che cioè è una cosa, è un altro di fatto. Carlos, mi sembra, no? All'epoca di Ducati? Sì, che non era proprio gli young rider da sì, far no, crescere. No, però come avere un pilota, sì, per dire, esatto, quando sì. Carlos sembrava ormai a fine carriera, prima che andasse in Superbike, gli avevamo offerto di restare in GP facendo il collaudatore e comunque anche il pilota sostituto in caso di incidente, e non lo accettò. Zampo e Guidotti, sì, voleva Livio, secondo me va anche aggiunto che secondo me per la demenzialità del regolamento non si può provare, e questo è uno dei limiti che porta, che il pilota che potrebbe provare la moto, anche solo provarla, non può, perché non può per regolamento. Per me è un'assurdità che in uno sport non ci si possa allenare, per me è una cosa demenziale. Il pinnacolo del motori a due ruote è assurdo. In questo caso non sarebbe, cioè non possono girare i piloti ufficiali, però noi i test li possiamo fare, quindi è un po' diverso. I test li puoi fare nelle piste, ok, che nel vostro caso sono Motegi e Resti. Quindi Michele potrebbe, Michele per dire, Nicolò, mettiamo Nicolò che sennò mettiamo sempre in mezzo, Michele potrebbe girare agli Reds con le vostre moto? Quando stai nelle 240 gomme all'anno che ha ogni casa per sviluppare la moto, un pilota che non sia sotto contratto per correre potrebbe fare. Le 240 gomme le usi per fare gli sviluppi con il pilota ufficiale, giustamente. Però, ok, però guarda che comunque un progetto per far crescere un pilota così costerebbe comunque una barbarità di soldi. Cioè, è questo che bisogna sempre trovare la quadra. Certo, Guidotti, poi Florenzano. No, io volevo dar man forte a Livio perché in effetti è una situazione, quella di sostituire il pilota, è drammatica, e quello che secondo me hanno fatto loro è stato eccezionale, hanno risolto il problema brillantemente. Secondo me non c'era miglior soluzione, con tutto il rispetto per i ragazzi giovani che vogliono provare, hanno diritto a provare, però logicamente ci sono anche delle priorità, bisogna dare delle priorità, e in questo caso Rea aveva tutto le carte in regola per venire a correre senza tutta quella pressione che avrebbe messo a qualsiasi altro pilota del campionato, e senza andare a pestare i piedi a una squadra che comunque deve presentarsi in griglia la domenica. Senti, io credo che Ray non ci abbia messo molto a dire ok, vengo a piedi. Voi qualche problema in più per sostituire Barberà forse l'avete avuto? Credo. Chiaro che Honda ha un bacino dove può attingere, è nettamente più grande del nostro, che siamo un team privato. Però abbiamo fatto due telefonate e praticamente allora, in due giorni abbiamo risolto il problema. Ok. Florenzano, poi devo andare in pubblicità. Comunque al dunque della questione, il problema è che oggi non c'è al mondo un pilota che possa inserirsi ragionevolmente nella lotta tra Lorenzo e Pedrosa, per cui chi metti su quella moto lì dal punto di vista poi del mondiale è completamente ininfluente. Il discorso che facevo io su Pino, un po' più scherzando che sul serio, era per dargli una soddisfazione a Michele, però la realtà è che non vedo nessuno, i pur bravissimi Rea, Bautista, chi volete voi, assolutamente in grado di levare dei punti a Lorenzo in questo mondiale qualora Pedrosa gli stia davanti. Credo che sia quella la funzione, di mettere, diciamo, un pilota per togliere siccome punti. Siccome è una moto ufficiale, ci stiamo giocando il mondiale, in teoria dovresti fare delle scelte in quella direzione lì, però purtroppo al momento attuale loro due sono talmente più avanti degli altri che finché non torna Stoner io non vedo come qualcun altro possa occupare. Ma non è questo lo scopo, dai. Forse Carlo intende, tu gli metti Brado, gli metti Alvaro, comunque non è che perché c'è la moto ufficiale, anziché quella satellite, si mettono ad andare forte, cioè questo... Ok, allora ci fermiamo un attimo, al rientro parleremo anche dei tempi di recupero di Casey, quando lo rivedremo, parleremo di mercato, ricorderemo il SICC con una iniziativa veramente molto, molto carina che vi vedrà protagonisti anche da casa, da ovunque voi vi troviate. Quindi tra un minuto torniamo qui a Cattolica ad Alta Maria Beach Village.
Siamo assolutamente irrequieto, perché l'ho beccato con l'amante, il suocero di Igor Antonelli, l'ho scoperto adesso, che ha l'amante, è lui che l'ha chiamato. Perché la vorreste te? Certo che la volevo io, sono geloso, è irrequieto qui, che lo, è bellissimo, è divertente. Allora Nicolò, visto che abbiamo parlato, volevo parlare anche di Moto3, cosa succede? Cioè, qual è il problema che trovate voi novelli di questa categoria? Ogni tanto siete davanti, ogni tanto dietro, quando piove con il tuo socio Frenati si perde, tu sei un po' dietro. Cosa succede? Quali sono le problematiche? Perché i numeri e le carte per starla davanti ce li avete, si vede che siete... Magari vai in una pista nuova e magari con l'assetto non ti trovi benissimo, hai qualche problema. Poi di solito, dai, se il weekend va tutto bene, di solito per la gara si arriva a essere, dai, nei primi 10, però come abbiamo incontrato quest'anno, quasi sempre c'è due giorni acqua, poi l'ultimo giorno si è asciutto, cioè un po' delle condizioni del cavolo, quindi cioè, un po' aumentano le difficoltà. Mettetelo un po' in crisi, dai, Zamba. No, io invece che oggi sono dalla parte dei piloti, allora faccio l'esempio dalla Superbike. Ho letto domenica dopo la gara un sacco di polemiche dicendo la Ducati ha questi 6 kg di troppo, bisogna toglierle assolutamente, se no la moto non è competitiva. Lui ce ne ha 11 o 12 e percentualmente sono molto di più dei 6 kg della Ducati, quindi secondo me lui è penalizzato moltissimo da un regolamento ancora una volta sbagliato. Senti, poi però ne abbiamo visti esplodere tanti di loro, cioè come ricordate Savadori che era diventato un gigante sulla 125, non riusciva più, per cui è vero che lui adesso è penalizzato. Scusa, ma dopo, però vedendo il padre non penso che diventi un sì, gigante. Il padre è 1,30, il padre è 1,32. No, però sai cos'è? Che lui dovrebbe imparare a mettersi le mutande. Se mette le mutande già un mezzo etto me lo guadagni, giusto Nick? Sì, però prima c'avevo il costume che c'ha le mutande incorporate. Vabbè, insomma, però sta Zavorra abbiamo imparato anche durante le telecronache, le gare, che ti crea dei problemi, no? A livello di assetto è diverso. Ormai ci sono quasi abituato, cioè non so com'è provare la moto senza pesi, quindi faccio anche fatica a dire come potrebbe essere, però... In alcune volte faccio un bel po' fatica ad inserirla, a fare i cambi di direzione, cioè è molto pesante la moto. Senti, quanto ti ha dato fastidio quando Fenati ha iniziato la stagione? Qui si parlava già del... Guarda, Temporali che è di fianco a te. Ah, finalmente il re di Valentino ti ha cominciato. Non come Antonelli, che così diceva lui, durante la telecronaca su Italia 2. Ed è anche più simpatico. È anche più simpatico Fenati, questo Antonelli qua chi è? No, però insomma, ecco, quanto ti dava fastidio all'inizio della stagione? Poi invece voglio dire, si capisce che siete tutti e due bravissimi, che avete un... Ma io ho pensato a fare la mia strada, a me non è che mi dava fastidio, cioè io sapevo che potevo fare meglio che nelle prime gare, mi sono messo in impegno, poi piano piano sono arrivato a fare delle belle cose anche io, poi magari mi è mancato il podio come magari ha fatto lui, però... Vabbè, arriverà, ci ti impegni. Però dai, spero che arrivi. Quindi. Senti, ma come carattere, tu sei come... Cioè, Romano non c'è qui con noi stasera, altre cose, ci mancherebbe altro, però lui lo sentiamo bello focoso, ogni tanto delle robe belle pesanti, ha litigato con i vigili, qua cosa è successo? Gli è passato un vigile con la macchina sul piede? Così hanno detto. Io sono un po' il contrario, diciamo. Cioè sei un pacioso, Io sono più tranquillo, diciamo, un po' più timido, così, un po' più sulle mie. Cioè, cosa ne pensi del nonno che ha l'amante? Cioè questa roba qui, un po' ti turba, ti dà un... No. Ah, Dio. Fai il tifo per lui. È un grande allora. Va bene. Max, sì, devi. Posso? No, volevo chiedere a Nicolò. Sta cercando di recuperare perché ti ha martellato di brutto. No, ma non è vero. No, anzi, allora, se vogliamo... Non vedevo le gare, mi hai martellato un bel po'. No, non è vero, anzi, se vogliamo essere... Allora? È vero? A volte sì. No. Lo conosco io. Allora, se vogliamo essere corretti, no, nell'ambiente si è sempre detto che Fenati forse è stato un po' più veloce ad abituarsi a delle nuove situazioni e tu su quello invece magari ti manca ancora un pochino di esperienza o di maturità. Però invece si dice che forse questa tua capacità di mantenere il self-control, la tua razionalità, il tuo ordine, diciamo, forse ti permette di crescere un po' di più, forse così si dice, poi non so cosa ne pensi tu. Ah, io a me non me l'aveva mai detto nessuno questo, però... Però non lo so, io a volte anche all'inizio c'è stato il cambio della moto, quello mi ha un po' penalizzato, poi diciamo, anche... Diciamo la verità. La zavorra più grossa che hai è tuo babbo. E là, guarda, guardalo là dove, si nasconde nel buio.
se cominciamo a lasciare a casa lui, te l'ho detto, mezzo secondo lo prendiamo d'ufficio, proprio cioè, sicuro. Mi piace mille questo per mille. Effetto chioccia di Pirro con il colore, è bellissimo. Ho la sfortuna, ma anche la fortuna di averlo sempre, di averli sempre. Ti posso garantire, lui è un piacere, ma il babbo è una palla. È una palla. Beh, ma le cose vanno dette, è giusto secondo me tirarle fuori dei denti, è giustissimo. Quindi... mi sembra di capire, però, comunque all'interno del vostro team si respira una bella aria. Tra l'altro, oggi ho sfidato il vostro capo tecnico Fabrizio Cecchini con le ape Biagio. E no. Per cui, se avete voglia, dopo questa puntata, speriamo simpatica, di Griglia, c'è questo speciale con le ape car da cross. E ci siamo cimentati sul tracciato. No, spero che gli hai dato paga. Sei capottato! voleva farmi capottare. Io ero dentro tranquillo a prendere le misure. Comunque, se guardate, ho capito perché non mi ha risposto al telefono. Bravo. Ma comunque avete le spalle coperte tutto il fine settimana. Tutte le stupidate che fate potete dirgli: guarda che mi ha detto Bob che ti sei capottato con l'ape, stai zitto, perché ha fatto dei danni. Il padrone era arrabbiatissimo. Comunque guardate il filmato dopo, che è veramente carino. Adesso invece, diciamo, spero che non mi ha rovinato quella mia, che per domani sera quella, no, tu vorrei con quello ufficiale San Carlo, no, quella lì, quella rossa di uno che ci ha speso credo 35.000 euro, lui gliene ha fatti 5.000 in due secondi. Mi fate arrivare quel microfono lì, vi chiedo questa cortesia, perché grazie Max, perché ci eravamo lasciati, vi ricordate, al Mugello con l'operazione Back to White, un filmato molto suggestivo che San Carlo ha realizzato in collaborazione con il team Gresini, con Paolo Simoncelli. La moto è tornata ai suoi colori, ai colori che erano anche del Sic e di Marco, per cui adesso vi faccio rivedere questo filmato. Al rientro abbiamo due dolci ragazze che ci spiegheranno che cosa parte, che iniziativa parte qui da Misano già da domani, per cui un minuto per rivedere quel filmato. Allora, Dalila Grati. Ciao Franco. Ciao, benvenuta. Buonasera. Devi spiegarci che cosa succede da già tra un minuto, che cosa potranno fare i nostri amici. Sì, che iniziativa avete pensato? San Carlo ha voluto aiutare la Fondazione Marco Simoncelli e abbiamo parlato lungamente con Paolo e abbiamo deciso di sostenere la Fondazione con una bellissima iniziativa. Io intanto faccio vedere questa maglietta, sì, che... si tratta di un'iniziativa nominata Super Message Stitch e è possibile mandare al numero 4883888 una propria dedica di 58 caratteri e queste dediche poi verranno stampate sulla carena delle onda del team San Carlo, onda Gresini. Nel Gran Premio di Valencia, sì, esattamente. Benissimo, per cui un SMS, una dedica al Sic, esatto. E questo è un modo per contribuire alla fondazione, per realizzare un centro per persone diversamente abili a Coriano. A Coriano, un centro, sì, di uno che Paolo mi ha detto che ci tiene veramente, sì, moltissimo. Per cui io credo che sia una cosa che i nostri spettatori faranno, ma tutti gli appassionati. Sì, certamente. Perché è un modo per ricordare Marco. Marco. Per cui andiamo a vedere anche un altro filmato importante, esatto. Poi con Federica invece parliamo di un'altra cosa. Torniamo, certo, subito. Questa moto è dedicata a chi non smette mai di dare gas perché vuole sempre vivere la vita al massimo. Questa moto è dedicata a chi preferisce il casino al silenzio. Questa moto è dedicata a te che hai gioito per ogni vittoria del Sic. Ora dedica tu un pensiero a Marco per farci vincere la gara più importante. Sostieni con San Carlo la Fondazione Simoncelli, inviando Sic e la tua dedica al 4883888. Il tuo messaggio sarà stampato sulle moto del GP di Valencia.
Un'altra bellissima ragazza, Federica, dell'agenzia Atono. C'è un altro filmato che faremo vedere, ma c'è un'app molto divertente che si può scaricare. Esatto, è un'applicazione che è disponibile gratuitamente per, su Apple Store e su Google Play. Si può scaricare già da oggi, ha già avuto un grande successo, sono stati più di 20.000 download ad oggi, quindi è una semplicissima applicazione che subirà diversi aggiornamenti nel corso del tempo, quindi vi invito a scaricarla tutta, soprattutto perché ci sarà una bella sorpresa che parte proprio alle 14 del 16 settembre alla partenza del Gran Premio di Misano. È un'applicazione che consente ha diverse funzionalità, tra cui la possibilità di sgasare insieme al SIC, proprio per dare gas e per sostenere insieme a San Carlo anche la Fondazione Simoncelli. La possibilità di inviare quindi l'SMS al 488-3888 e anche la possibilità di caricare la propria foto all'interno della felpa del SIC a cavallo della moto bianca, che appunto è tornata bianca durante il Mugello. Tutte le foto possono essere condivise sul social network Facebook, abbiamo una pagina dedicata a questa iniziativa, facebook.com/sancarlo. Se volete diventare fan della pagina, ci sono tantissimi aggiornamenti da qui fino al MotoGP di Valencia dell'11 novembre, quindi scaricatela e vedrete che appunto non ne rimarrete soddisfatti. Sarà fatto, insomma, Federica, sì, grazie anche a Dalila, per cui super Message Seek 488-3888. Ok, adesso l'ultimo. Ho dimenticato un 8? No, è un più. Quanti ne ho messi? 18. 4, fammelo 8. Vedere, facciamolo vedere così almeno non sbagliamo. Eccolo qui, bello. 488-3888. Ce l'abbiamo. Adesso l'ultimo filmato che vi metterà, come ha messo a me, che l'ho già visto, la pelle d'oca. Rivediamo anche il Sitch. E poi pubblicità e torniamo qui da Cattolica. Basta. Mi avete rotto. Cosa fai quando... Adesso me ne vado. Tipo io anni, devono smettere di dirmi quello che devo fare. Non fare questo. E non fare quello. Dai una botta, ne dai due, alla fine capisci, se non sei proprio scemo, che non si può andare sempre a tutto gas dappertutto. Ma fai facile tu, sei un campione. Non hai mica di questi problemi. Secondo me mi dicono di pensare al futuro. Ma io non so neanche cosa farà tra 5 minuti. È una cosa che aiuta a vivere in modo comunque più coraggioso, è avere un obiettivo, che sia di un qualsiasi tipo, che sia... Sì, ma i miei continuano a rompere. Un genitore, anche se sbaglia, lo fa a fin di bene, di sicuro non perché ti vuol fregare. Sì. Dai gas e sostieni con San Carlo la Fondazione Marco Simoncelli, inviando sì c'è la tua dedica al 488-3888. Il tuo messaggio sarà stampato sulle moto del GP di Valencia. Eccoci, ben ritrovati a Cattolica, Altamira Beach Village, per griglia di partenza prima del Gran Premio di Misano della Riviera Adriatica. Visto che Guidotti sta guardando il cellulare, ha già scaricato l'app del SIC, questa è una cosa che mi fa molto piacere. Senti, ho la sensazione, magari mi sbaglio e dico una roba, adesso mi saltano alla gola tutti, però che liberatasi da Valentino, Ducati cominci a mettere così sul tavolo dei piani molto interessanti. Io credo che forse non tutto il male viene per nuocere, non lo so, e magari dico un'eresia, anzi sicuramente, però... No, noi di questa possibilità, di questo progetto ne parlavamo ben prima che si sapesse che Valentino non ci sarebbe, non sarebbe cambiato nulla, quindi comunque penso che non sarebbe cambiato molto, ecco. Poi nulla non lo posso sapere, ma a parlare di questo progetto ne abbiamo iniziato già abbondantemente prima che lui decidesse di andare in Yamaha. Però insomma mi sembra che Livio, insomma, in Ducati ci ha passato tanto tempo, una linea di piloti interessante per quanto riguarda il team ufficiale, il team Marlboro, una linea di piloti assolutamente interessante, quella del team Pramac per l'anno prossimo, per cui mi sembra un atteggiamento veramente molto positivo da parte di Ducati in un momento difficile, dopo 2 anni assolutamente complicati, per cui... Non lo so se la ritenete anche voi una cosa positiva. No, da detto ai lavori, peraltro ovviamente affezionato ancora alla Ducati, è una mossa molto bella, è la prima volta nella storia della Ducati in GP che il team satellite hanno veramente dei piloti molto forti, potrei dire, direi quasi di sicuro.
E questo è un segnale molto positivo di fiducia anche dell'ambiente nei confronti di Ducati. Ducati, non dimentichiamoci, è un'azienda che rimane con lo stesso nome rispetto a qualche mese fa, ma in realtà potenzialmente è tutta un'altra azienda, è entrata a far parte di un gruppo industriale molto grande. Il potenziale della Ducati da qua in avanti non lo sa nessuno, e quindi questo è un bel segnale, perché vuol dire che anche la nuova proprietà crede nella MotoGP, e visto che siamo rimasti solo in tre costruttori è fondamentale che ci siano. Sì. Gianni Cuser, hai provato a portargli via le moto a questo signore che è di fianco o no? Sì, sì, ci ho provato. Non ce l'hai fatta, come mai? Perché alla fine poi un po' la politica, un po' i soldini, bisogna fare sempre i conti giusti di quello che hai nelle tasche. E abbiamo visto che insomma non ci possiamo permettere. Il nostro business plan per l'anno prossimo ci consiglia di fare ancora la CRT e la Moto2. E invece adesso voglio punzecchiare Florenzano, Max, Zamagni, sull'aspetto Valentino, il fatto di aver abbandonato Ducati, che secondo voi che cosa troverà qui domenica? Perché alla fine il pubblico, il tifosi Valentino, questa domanda gliel'ho fatta in una puntata di Fuorigiri, mi ha detto: ma sai, spero che i miei tifosi siano più di quelli che probabilmente ducatisti magari lo potranno pensare. In realtà le due tifoserie secondo me non si sono mai fuse. Cioè i tifosi di Valentino sono rimasti i tifosi di Valentino, e i tifosi della Ducati non ci hanno mai avuto sto grande amore per Valentino, anche all'inizio, anche prima che cominciasse questa avventura. Poi adesso c'è questa intervista che ha rilasciato Jerry Burgess sulla Ducati, molto dura. Io sono rimasto un po' sorpreso. Cioè, dici brevemente. Cioè lui ha rilasciato a Colin Young, che è un collega australiano, credo, come lui, ha rilasciato un'intervista molto secca, dopo che per due anni non aveva aperto bocca. In questa intervista Burgess dice: la Ducati non ha concluso nulla perché non ha fatto nulla. Cioè dice delle frasi abbastanza pesanti. Scusate, non ha detto meno di un mese fa che la moto era perfetta, mancava l'1% per farla andare al 100%. E invece adesso ha in qualche modo sparato a zero, insomma, cioè ha detto sulla Ducati. Cioè, ha detto, secondo te che sei uomo il discorso che ha fatto Jerry, che ha lavorato tanto alla Honda e anche alla Yamaha, ha detto: con i giapponesi sarebbe andata diversamente. I giapponesi in una stagione ti fanno 5-6 telai, la Ducati nel 2012 non ha presentato niente di nuovo rispetto a quello che avevamo all'inizio. Tuttora stiamo correndo col telaio dell'inizio di stagione, così non si va avanti. Insomma, è stato bello secco, bello, però bello deciso. La prima dichiarazione, quella, la Ducati a posto, manca solo l'1%, l'aveva fatto la Gazzetta, quindi un quotidiano sportivo italiano. Sì, e poi quando è tornato a casa, evidentemente, per cui, come se non ci fosse poi la comunicazione tra, sì, tra le varie. Voglio dire, il segreto di Pulcinella, esatto, perché siamo in un mondo, esatto, talmente collegato. Voglio dire, vai in edicola, ti compri Motosprint e riportata integralmente l'intervista. Sam, ti vedo. No, non sono d'accordo con questa valutazione di Max. Vuol dire, Baggi è uno che fa le corse da 50 anni, sa benissimo che una cosa che la dice in Australia la viene riportata, sì, anche, è stato, anche cioè, in Italia. Stavo semplicemente dicendo che la prima affermazione l'aveva fatta su un giornale italiano. Non so, io non ho letto appunto questa intervista di Motosprint, credo, perché non leggo. Stampa minore, dici. No, questo l'hai detto tu. Lo sapevo io non l'ho detto. Per quanto riguarda la valutazione di Balgis, prendiamola per vera, nel senso che abbia detto veramente queste cose qua. Allora, secondo me la Ducati ha fatto un grandissimo sforzo da metà 2011 a inizio 2012, uno sforzo che personalmente io, da quando seguo le corse, ho visto fare poche volte. Adesso probabilmente Livio non sarà d'accordo con me, però dall'inizio del 2012 adesso, secondo me, la Ducati non ha fatto grandi sforzi. È vero che, vuol dire, voi per eliminare o comunque ridurre il problema del chattering avete già portato tre versioni di telaio, almeno così ci è stato detto. La Yamaha ne ha già provati due differenti, la Ducati ha iniziato con quel telaio e con quello sta continuando. Questa è la mia valutazione. È vero, i numeri sono veri, però è anche vero che la Honda ha portato tre telai, Dani uno l'ha scartato, uno alla fine l'ha scelto, Chiesi continuava a usare il primo. La Yamaha, mi risulta che anche Jorge nei test di Brno abbia scartato il secondo telaio. Questo per dire che comunque non è così facile migliorare delle moto che comunque vanno già decisamente bene, incluso la Ducati, perché comunque la Ducati quest'anno secondo me è migliorata rispetto allo scorso anno. Non dimentichiamoci che, come giustamente hai detto, la Ducati l'altro anno ha fatto tantissimo,
e a mio parere ha anche fatto troppo, cioè a un certo punto secondo me l'altro anno sono anche andato un po' in confusione, perché a forza di provare delle cose con dell'affanno va a finire che vai peggio che non cercando di ottimizzare quello che c'hai. Quindi probabilmente dopo un anno in cui avranno fatto, credo, perché non lavoro più lì, un punto della situazione dicendo forse abbiamo esagerato, da qua in avanti cerchiamo di fare meno confusione, e quest'anno infatti i risultati sono comunque simili a quelli dell'altro anno. Quindi io credo che la Ducati ce l'abbia messa tutta, poi sa Dio perché non ha funzionato, però dire che la Ducati non ha fatto niente secondo me è veramente ingiusto nei confronti di tutti quelli che si sono fatti un gran mazzo invece. Francesco, ci puoi dire qualcosa riguardo? È vero che Ducati non io non so cosa hanno fatto nel 2011 perché non sì, c'ero, quindi penso che nel 2012 abbiano fatto abbastanza. Poi è chiaro che uno non porta tutto in pista, tutto quello che fa in pista, perché comunque la prima scrematura è la fa il test team. E quindi c'è da valutare anche il discorso che Honda e Yamaha hanno una storia di telai da sempre, e Ducati è il primo anno che fa un vero e proprio telaio, e quindi ha bisogno di tempo per valutare le modifiche da fare. Honda e Yamaha, quando portano un telaio nuovo, non pensiamo che è un telaio completamente diverso, si sposta di inezie. Non è una cosa che dà una prestazione immediata, è più un feeling del pilota che può piacere o non piacere, perché si spostano veramente di niente. Ducati ha bisogno invece di impostare un lavoro, di prendere una direzione, e non lo può fare in un anno. Nel 2012 è il primo anno che Ducati ha un vero e proprio telaio, quindi diamo tempo al tempo, insomma. Scusami? Sì, una domanda. Cosa ne pensate di un motore uguale per tutti e ognuno si costruisca il suo telaio, la sua moto, con un'elettronica uguale per tutti? È fantasia? Ma le case sicuramente le case, Livio forse non saranno d'accordo, perché... E qui si continua a parlare elettronica e spendi soldi per elettronica. Credo che è il telaio come la Formula 1 è il massimo della moto che non muota, dello quindi sviluppo, però beh, è una cosa, Michele, è poi, una il Moto 2 si sa. Sì, questo vuol dire che sa uno spettacolo, tutti sanno che poi però, va. Però il Moto 2 già manca, no? Insomma, si dice va, se probabilmente i motori erano diversi, sì, c'era Honda su di Kawasaki, sarebbe stato meglio. Io non so, io sono uno di quelli, cioè io avrei preferito vedere una diversificazione. Ma allora, o si coinvolgono più case, o si coinvolgono più case, oppure le case stesse aumentano il numero di moto, altrimenti ne deriva quello che è oggi, un non spettacolo, purtroppo, perché io poi alla fine, che sono uno che deve cercarli i soldini per le proprie due squadrettine, si fa fatica, ma fatica. Trovare 6 milioni di euro, che è quello che più o meno serve a noi per fare il nostro giochino con la Moto2 e con la CRT, non è così evidente quando poi i risultati non arrivano, e in una situazione economica come questa. Diverso sarebbe se tutti quanti per la CRT avessero la possibilità di avere lo stesso motore, oppure se le case aumentassero. Giovanni, però la verità, credimi, guarda che si fa fatica tanta, no, se sì, vuoi pagare i conti, se no poi anche ci sono altre soluzioni. Tu pensi che quella sia una soluzione del campionato? Volevo chiedere se pensi che quella, secondo te, è la soluzione. Ma una soluzione potrebbe essere quella che non so, Honda, Ducati, Yamaha, Suzuki e insomma Kawasaki vendano i loro motori, ovviamente devono essere competitivi, e uno si costruisce una CRT, ma almeno con un motore, con un'elettronica adeguata. Ma secondo me, diciamo, secondo me possono anche costruire una moto e farla pagare meno, anche se le prestazioni non sono cavallate. Michele, poi vado da Guidotti. No, dico, si può anche costruire una moto che magari costa meno, magari non avrà le stesse prestazioni. Però la gente alla fine a casa, voglio dire, cioè io non penso che a casa vedono che una moto gira 3 secondi più piano dell'altra, se tutte girano uguali. È normale che se una moto va 30 km più forte nel dritto. Sì, ma Michele, se è vero come è vero che la Superbike è un campionato inferiore rispetto alla MotoGP, è altrettanto vero che lo spettacolo nella Superbike è più bello, perché c'è più bagarre, perché c'è... Hai detto da voi che siete addetti ai lavori, no, ma da pilota è molto meglio. Il problema, bisogna vedere se sono d'accordo. Chi se ne frega se la moto, anziché andare a 340 all'ora va a 300, sì, ma non se ne accorge nessuno. Oh. Guidotti, poi Florenzano, e poi ho una domanda da fare. Anche io sono d'accordo in parte con Giovanni, perché comunque sarebbe bello che le CRT avessero dei motori veri MotoGP. Però quello che dice lui va in contrasto con quello che dice dopo, perché comunque in Superbike nessuno ha l'elettronica uguale all'altro, nessuno ha il motore uguale all'altro. Sono case in competizione l'una con l'altra, con un regolamento molto più aperto. Difatti, quindi ho anche detto che la Superbike non mi piace. No, ho capito, però hai detto che comunque offre più spettacolo. Hai detto che le gare sono più belle. Offre più spettacolo, ma ti fa onore, voglio dire. Comunque non siamo qui a dire, no, se vedere delle gare, arrivo Pasqui, sentiamo Florenzano.
Io lo dico sempre, i momenti belli del motociclismo sono stati quelli in cui le case hanno messo a disposizione dei piloti privati, delle dei piloti e dei team privati, delle motociclette relativamente competitive. Cioè c'è stato il momento di gloria delle Yamaha 250 e 350 bicilindriche, le Suzuki RG 500, con le quali per esempio si affermarono Lucchinelli, Uncini, Ferrari, tutti quei piloti di quella generazione. Diciamo, io spero che si possa arrivare nel giro di qualche anno a qualche costruttore che fa delle moto che magari non saranno performanti proprio come quelle ufficiali, ma abbastanza vicine. Anche perché se le moto le fa un grande costruttore, fa delle economie di scala e ci mette dentro il know-how che ha. Se si mettono degli artigiani a fare le moto, purtroppo per uno che la imbrocca altri 10 sbagliano e rovinano 10 piloti. Però, scusa, secondo me Carlo, il potenziale delle varie, quante sono le CRT in pista? Scusa, una decina. Secondo me il 50% delle CRT sono guidati da piloti che non dovrebbero stare in MotoGP. Partiamo da Ellison. Sei d'accordo con me? Ci metto anche Pasini. Ci metto Silva sicuramente, Hernandez non lo so, vorrei capire, e forse ci metto anche Petrucci. C'è sto Pir, Pirro non ce lo metto. Come si chiama quello lì? Max, come si chiama quello lì? Non lo so, vorrei... Mi si chiama Pirro. Credo Pirro. Pirro. Sì. Andiamo in pubblicità, sì. Che è meglio. Torniamo subito, un minuto. Ah, sono agitati qua, i miei amici sono tutti agitati, ma torniamo a parlare di motori, perché questo libro, Irene Paumgarden, Eyeside in corsa per la vita, è un libro che è nelle librerie da marzo, sta andando bene, racconta la storia di Irene che è qui con noi. Ciao Irene. Ciao. Grazie per essere venuta a trovarci. La tua storia è una storia importante, una storia insomma, che ha avuto dei risvolti veramente molto drammatici. Ci ricordi tu che cosa hai vissuto nella tua infanzia, dall'età di 6 anni, un problema molto grave di salute. Sì, io ho avuto una di quelle malattie di cui tutti hanno paura, un cancro all'età di 6 anni, e con conseguenze terribili, perché ho dovuto fare un doppio trapianto di cuore e reni. E però in tutto questo tempo una piccola moto a batteria mi ha tenuto compagnia. E io praticamente andavo in sala operatoria pensando a lei e mi svegliavo chiedendo di lei, a volte non facevo neanche l'anestesia perché volevo tornare a casa in moto, volevo andare dalla mia moto. E poi sono arrivate altre moto, è arrivata il Grizzly Malaguti 50 da cross, poi lo scooter e ora una moto importante. 600 tosto, un GSR. Sì, per cui insomma, quella gioia di tua mamma che sì. Però insomma, disperata. La moto ti ha aiutato tantissimo. Sì, no? La moto mi ha aiutato. In questo tuo percorso sicuramente arduo, difficile, sì. Dal quale sei uscita alla grandissima. Sì. Con una passione incredibile. Tu mi dicevi, guarda, io vorrei trasmettere in questo libro non c'è la storia drammatica, sì, c'è anche quello, la storia, però tu vuoi insegnare qualcosa a tutti, insomma, che la vita sì. Ha un significato diverso. Vorrei trasmettere che la vita è bella perché è semplice, senza starsela a complicare troppo, e che non c'è bisogno di ricorrere all'alcol, alle droghe, ma che è bella proprio perché è così, non c'è uno scopo in particolare, va vissuta al meglio e in base alle nostre passioni, perché la passione è quella che ci tiene vivi e svegli. E infatti i ragazzi, i nostri piloti ce lo dimostrano, loro assolutamente non fanno uso di niente, io ne sono sicurissima. Beh, Pirro, sì, mi dicono. Sì, lui purtroppo... Cioè, Pirro è proprio allo stadio brutto. Ora voglio cercare di aiutarlo. Adesso non lo diciamo. È il mio caso umano, ormai me lo prendo io. Stasera, poverino, è rovinato. Sì. E niente, praticamente io spero che questo libro possa aiutare molte persone. E chi l'ha letto ha detto che... ci è riuscito, perché prima magari si arrabbiavano per una cavolata di lavoro, ripensando poi alle pagine del libro gli scrollava addosso questo problema, ma c'è problemi più importanti. Sai che Antonelli glielo porta a Fenati, così dice, leggetelo prima della gara, secondo me glielo regala quella sì. Copia qui, sono soldi ben spesi. Posso farti una domanda? Tu sei una fan di Valentino, mi sembra di capire, siete amici. Cosa ne pensi del fatto che abbia mollato Ducati? È una mossa che ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta, secondo me neanche proprio. Doveva passare. Ah, neanche sì, doveva andarci. Sì, perché e dove andava? Non ci avevamo.
Sì, però non so, magari mettevo un team suo. Ma perché ti è piaciuta questa cosa qui? Che perché molla? Secondo me non sono compatibili come, come pilota, cioè pilota in moto loro non sono proprio compatibili. E, secondo me la, la Ducati fa uno sport e Valentino ne fa un altro, troppo elettronica per lui, è un pilota vecchio stampo. Ma tu parli più da tifosa o più da appassionata? Da appassionata. Va bene. Perché lo potrei anche criticare, ma non no, ho no, nessun ma problema. Non è che vogliamo criticarlo, no, per no, capire no, no. Questa per esempio mossa sul discorso di prima di Burgess, sì? Io l'ho letto l'articolo, e l'articolo più che altro si sofferma sul fatto che non si può sviluppare un telaio dicendo ve ne do uno l'anno e deve essere la soluzione di tutto, ce ne vuole tanti per vedere se ci vuole più leggero, più pesante, più così, insomma lui cercava questo di dire, non che ne vuole tanti perché è Burgess. Perché lo sviluppo viene a man mano che si va avanti, non si va può bene. Trovare la soluzione in un attimo. Ok, grazie Irene. Ricordo Highside in corsa per la vita, Franco. Il suo libro, andate a prenderlo. Franco. Bravissima, sei qua ancora con noi. Giro un attimo il microfono a Igor. No, volevi il microfono, adesso Franco, parli. Franco, Igor Franco, Antonelli, solo posso dire una cosa. Siccome il libro di Irene l'ho letto perché me l'ha regalato, la ringrazio. Te, no, no brutto, assolutamente, eh? No, me l'ha regalato, la ringrazio. Ma spendere 8 euro da parrucchiere, la però ringrazio. Non compro il libro. E io sono riuscito persino a diventare amico di Livio Suppo dopo aver letto quel libro, allora fa veramente, miracoli, fa veramente dei miracoli. No, comunque no, parte scherzi, davvero compreso, bello. Ma le sue parole è importante averla qui. Devo dire che da papà mi ha toccato molto e devo fare anche un grosso complimento ai suoi genitori perché dal libro vengono descritti in una maniera che è veramente eccezionale, quindi gli faccio non personalmente un applauso. Da genitori a genitore, Igor, prima che... È più forte tuo figlio o Fenati? Bella sta domanda qua. Molto più forte mio figlio. È assolutamente più forte tuo figlio. Molto. Ho fatto una domanda che non ha senso. Ma alla grande proprio. Senti, qui a Misano lui, secondo te, che cosa può fare? Se non si imbelina, che si agita, che... Ma lui... Sapendo che Cecchini ha capotato una pepiaggio. No, vediamo cioè... A parte gli scherzi, lui credo che... Io sono il babbo, va bene, ma da ex... pilota che andavo piano però sei sicuro di essere non sei è vero di devo babbo. Dire una cosa è sicuro di essere Antonelli Barre non andava piano perché ha vinto il trofeo Honda col 125 ha litigato con i temporali ha steso prima variante a Monza e l'italiano e ha vinto bene cioè voglio dire il trofeo Honda l'ha vinto uno che si chiama Melandri gente così anche col 2000 l'ha vinto lui mi chiamava il vigile no lui Guidò, basta tirarla, Guidò. La forza. No, dimmi cosa può fare. Ti dico che Nicolò fino ad oggi non ha purtroppo portato a casa quello che magari si meritava per vari episodi, varie situazioni che ancora magari non è riuscito a inquadrare. Per me a Misano se il babbo, io non lo conosco il babbo, testa a casa, non se il babbo non gli rompe le scatole, come diceva qualcuno, scusa, qualche amico scusa. In comune, no? Guarda, qualche amico in comune, ma ha detto tua moglie che c'è bisogno perché stanno smontando gli ombrelloni, allora... È giusto, non dovevo fare rompere le scatole. Gli ombrelloni... No, ma io ho da fare, ci sono un sacco di belle ragazze... Ma sai, io ti frego, c'è tua moglie lì, è anche più bella di te. Fammi parlare con lei, cosa vuoi te? Guarda che bella, ma come fai a aver sposato lui? Ma sei sicura che lui è il padre? È lui o? Sono sicuri che è lui? Purtroppo. Ah, purtroppo, ha detto purtroppo. Alzati che non ti vedono, altrimenti. No, vabbè. Purtroppo per tutti quelli che lo vivono in questo momento, io sono contenta perché ogni tanto mi libero da casa, glielo spedisco, io mi rilasso un attimino. Però ci fai un danno a noi. Cioè. Cerchiamo di fare un po' per uno, insomma. Sei figato. Dividiamo. Allora, lui ha corso, ma tu cosa provi? Quando vedi quel... Oh, Nicolò ogni tanto... Sto facendo una domanda bella. No, aspetta, Nicolò ogni tanto lo vedo, c'è il calendario. Cosa fai Nicolò? Ah, sto contando i giorni per arrivare a 18 anni, così lo lascio a casa. No! Questo è gravissimo. Sì, è vero, e non ride, grandissimo. L'ha detta questa cosa, ma poi si è dovuto pentire di averla detta perché è un disastro. Sì, senti, cosa si provi quando lo vedi in pista? Perché lui ha corso, cioè è diverso. Fammi un'altra domanda. No, a parte gli scherzi, riesci a guardare le gare o no? Sì, me la guardo tutta la gara, assolutamente. L'ultima gara, non so se è stata quella a Brno o quella
L'altra prima. Si è stesa dopo 30 metri, si è steso subito. No, allora è stato Brno. Che qui c'era c'è stato il tempo brutto ed è andato via tutto il segnale nella televisione, sono impazzita. Ho fatto 10 minuti che non sapevo dove andare per poter vedere la gara, avevo cominciato a fare 1000 telefonate, poi dopo fortunatamente, no, le guardo tutte. Nel bene e nel male lo seguo sempre, prove ufficiali, libere, tutte. Puoi passare ancora a lui, vuol parlare ancora a tuo marito, mi spiace però, buonasera. Ha alzato il dito. Comunque io sarei contento veramente se il buon Pirro non lo conosco. Cambiasse categoria, perché cioè, in CRT ci vado io. qui ormai la faida è iniziata. Giro anche a voi, quanto abbiamo? Pasquale, guarda che... Stai dormendo Pasquale, scusami, non volevo disturbare. Quanto abbiamo? Non se lo ricordo. Pubblicità? E se non te lo dico io però non me lo dici. Cioè Pasquale e Pino Piran sono qui, ne abbiamo due al prezzo di uno, per cui va bene loro. Torniamo subito, no, sono due grandi, in due fanno lavoro di 50, torniamo subito. Eccoci qua, ben ritrovati, Alta Marina Beach Village di Cattolica, prima del Gran Premio di San Marino della Riviera Adriatica, giusto? La dicitura, altrimenti si incavano come le bestie. Dopo questo simpatico dibattito, mi auguro simpatico per voi a casa, ci sarà quella prova divertente con le Ape Car da cross e la Legends Car, una sfida Stati Uniti contro Romagna, è veramente divertente, quindi rimanete lì anche perché c'è Chinina Combinate, che è il capo tecnico di Nicolò. E anche Michele, tu lavori con Cecchini? Sì, no, anche fa il responsabile comunque di tutto il team. Cioè tutti quelli lenti li segue lui, cioè voi. Esatto. Giusto. Perfetto, e ha capottato la vera, quindi state con noi anche dopo perché sarà divertente. Livio, settimana scorsa griglia di partenza da Monza, sede del 30° premio Confartigianato Motori, Mark Webber, al quale ho detto: senti, cosa ne pensi del ritiro di Casey Stoner? Lui mi ha detto: guarda, per come posso vederla io, tra 2 anni è di nuovo qua. Secondo te? Lui da australiano, dici, sai, magari... No, certo. È una domanda alla quale secondo me neanche Casey sa rispondere in questo momento. Lui in questo momento è sicuro di volersi ritirare e basta, però Casey ha corso da quando aveva, credo, 4 anni a adesso. E quindi lui non ha idea di cosa sia la vita senza le corse. Quindi credo che davvero, io non ne ho un'idea, ma forse neanche lui. Quindi magari davvero dopo un anno senza le corse gli mancheranno a tal punto che vorrà tornare, oppure invece starà benissimo e farà altro. Questo secondo me non lo sa nessuno. Ma lui, avendo rotto, cioè non credo si lasci bene con questo mondo, no? Qualche sassolino dalla scarpa se l'è tolto in maniera anche abbastanza decisa, come sua abitudine. Teoricamente, se lui decidesse di tornare, secondo te qui potrebbe farlo, o comunque si è chiuso ogni porta? È vero che è solo. Secondo me lui, se fra un anno alza il telefono e chiama Yamaha, Ducati, sì, Honda, dire torno, fanno fatica a dirgli di no. Certo. No, ma poi c'è un teorema scientifico per capire come fa perché Stoner deve tornare. Cioè lui credo che abbia adesso più di 2000 mucche. Ora ogni Le deve lavare tutti i giorni tutte, no, tra l'altro. Bisogna calcolare per ogni 100 grammi di cacca di mucca quante mosche ci sono, moltiplicare per 2000, e tutte ste mosche in faccia a Stoner lì in mezzo al bush, ma quello dopo un po' si rompe l'anima. Pensa alla moglie, anche Adriana non credo che, insomma, dopo un po' l'Adriana con i suoi tacchi 12, ma dura, che fa lì in mezzo alle cacche delle mucche? Secondo me non può resistere. Ma se dovesse tornare, dai, facciamo un po' dei giochi di sé, dove lo vedreste? Cioè teoricamente chi è che chiama? Tu hai detto tira sul telefono, chiama Yamaha. Secondo te, se tira sul telefono, chi chiama? Livio, chiama Livio, no? Chiama Kuzari con la CRT. No, chi chiama? Lui di solito, se sta bene in un posto, gli piace restarci, quindi è stato parecchio in Ducati, in Honda stava bene, e quindi tendenzialmente potrebbe tornare in Honda. È anche vero che nessuno è mai riuscito a vincere il mondiale contro marche diverse, quindi magari in un anno ci ragiona un po', dice cosa potrà inventare, cosa potrebbe essere lo stimolo, e quindi potrebbe magari chiamare la Yamaha, ammesso che nel frattempo non entri qualche altra casa. Ci ho detto, ripeto, in questo momento non lo sa nessuno, tantomeno lui, credo. E tornare invece a rivincere Max con Ducati non sarebbe male? Beh, per lui sarebbe una grande soddisfazione, anche perché mi sembra che ogni volta, insomma, ha cercato poi di andare a rinvangare un pochino nel passato e, insomma, far valere anche giustamente i risultati che lui è sempre riuscito a portare a casa. La sensazione che avete, il fatto che non sia ancora rientrato, l'operazione è andata bene, il piede si sta sgonfiando, abbiamo letto i suoi messaggi, però pensate che se non ci fosse in ballo il ritiro, sarebbe stato senza lasciare il mondiale, dico, quest'anno, avrebbe forzato un pochino,
o invece ha tutto a che fare con questa sua voglia pazzesca di ritirarsi, Livio, secondo te? Sono arrivato a leggere su un autorevole quotidiano nazionale che sarebbe stato l'inconscio di Chiesi a farlo cadere, a rompergli un piede. Non so se qualcuno di voi ha letto questo simpatico articolo, per cui si leggono veramente tutti i colori. Io credo che Chiesi era comunque ancora in lotta per il mondiale, ha corso a Indy perché ci credeva ancora, e se i medici non gli avessero detto che stava veramente rischiando di non camminare più dritto tutta la vita, avrebbe continuato. Non ha niente a che fare col fatto che aveva già deciso di ritirarsi a fine stagione, secondo me. Alex, sul... Sì, comunque aspetto. Strano, perché tanti altri piloti, prendiamo il Velis della stazione, mi sembra che senza il dito voleva correre la manche numero 2, quindi... È chiaro che quando ti dicono guarda non camminerai più dritto tutta la vita, ognuno di noi può rispondere in modo diverso, però era in lista per il mondiale, probabilmente l'ultimo mondiale della sua carriera, perché se poi si ritira non torna più, quindi questo sarà l'ultimo mondiale della sua carriera. A me da appassionato, da tifoso, dispiace non vederlo più, non provarci come magari hanno fatto tanti altri campioni che sono riusciti magari a finire la gara e poi a svenire dopo, come ha fatto anche lui tra l'altro quasi in passato, quindi per carità. Comunque tanto di cappello, tanto di rispetto a tutto quello che ha fatto e anche come ha detto l'addio a Le Mans, a dire smetto il mondiale, quindi indipendentemente che vinceva, che arrivava ultimo dei tre, aveva già annunciato il suo ritiro, quindi questo gli fa tanto onore, tanto di cappello. Voi l'augurio comunque di rivederlo tra di noi. Quello assolutamente. Voi tre piloti, c'è qualcosa che invidiate a Chiesi, oltre al fatto che va fortissimo? Direi questa è la cosa più banale, credo che a tutti voi piace. Che idiota che è temporale, è geloso Adriana. Sì, sì. Adesso ma io mi sono messo nei tuoi panni. No, Alex aveva detto Adriana prima, me l'aveva detto. Loro ti detto, ricordo che Nicolò è senza slip. Nicolò è senza slip, per cui non creargli delle per favore. No, a parte gli scherzi, la dote che invidiate a Chiesi. Vai, Nick, parti tu. Ti rifaccio la domanda? Invidiare nel senso buono, non da Ah, un po' tutto, cioè. cioè va fortissimo, non so. Lo sappiamo, dai, però come a livello di carattere, a livello di approccio al lavoro, insomma, sappiamo che qualche volta i meccanici li manda a quel paese, spesso, Livio lo sa meglio di chiunque altro. Si può stare, cioè. Se tu lo fai con Cecchini ti dà una sberla che ti gira grosso, Cecco. No, lo so, però dai. È peggio suo babbo. È carattere, dai. Cioè, ognuno c'ha il suo carattere, quindi dopo alla fine ci può stare. Però, a parte nelle moto, cioè, da invidiare non lo so, Mick, sai che non ho capito? Sicuramente... sicuramente la capacità di portare al limite in fretta qualsiasi moto, quello che ha dimostrato comunque negli anni. Quella è sicuramente una dote che lui ha e l'ha dimostrato, che qualsiasi moto che ha guidato già dal primo test è stato in grado di portarla comunque al limite. Io sicuramente è una grandissima cosa. Alex? Sì, non solo, poi tra l'altro lui è molto bravo nell'arrivare il venerdì mattina nel circuito dove si fa il Gran Premio e dopo tre giri che è in pista è a 2/3 decimi, massimo mezzo secondo dal record della pista. Questo è una delle caratteristiche che l'ha sempre contraddistinto e sicuramente ti si semplifica un po' il weekend, perché lui arriva subito a girare forte, quindi mette già in crisi la moto per il weekend di gara e quindi lavora tutto il weekend su quei tempi. È una cosa che c'ha solo lui. Hai strappato un sorriso a Guidotti, non so, chiedo, perché con Elias non ti è capitato quest'anno, cioè adesso in queste gare. No, è bello perché non l'hai visto. È bello, Elias ha rotto solo chiesto, a parte l'andare forte, tutti hanno risposto l'andare forte. E quindi è fuori il pilota. È il limite del pilota. L'anno prossimo Marquez va a far compagnia a Dani in HRC. Tu che ci gareggi, Alex? Ha veramente qualcosa in più o non so, cioè come lo vedi per l'anno prossimo? Ma io lo vedo bene, perché innanzitutto va in una squadra che è la HRC, una delle squadre migliori che ci sono in questo momento in pista, e poi comunque sta andando veramente molto forte, è arrivato in Moto2, ha subito dato dimostrazione di che pasta è fatto, quindi direi che non può essere un appetibile per vincere il mondiale, ma sicuramente è uno di quelli che può dare fastidio ai famosi 2-3 che sono sempre lì davanti. Ok, Livio, cosa ti aspetti da Marquez l'anno prossimo? È un anno in cui dovrà imparare, anche lui, nonostante abbia sicuramente un gran talento, dovrà imparare, quindi secondo me lui soprattutto in Spagna ha una pressione bestiale, e quindi secondo me il nostro compito sarà quello di cercare di togliere di pressione. Quello che dovrà vincere le gare mondiali il prossimo anno sarà ancora Dani, che sta peraltro facendo una stagione incredibile anche quest'anno, e lui dovrà imparare il più possibile.
il prossimo anno comunque il campionato è diverso, nel senso che Chiesi a casa cambia tantissimo lo scenario, nel senso che ad oggi i tre posti sul podio sono quasi sempre prenotati da Chiesi, Dani e Jorge. Il prossimo anno uno di questi posti si apre, c'è Valentino Sonayamaka che sicuramente sarà un pretendente a uno di quei posti, però c'è il Dovi che va su una Ducati e quindi ad oggi un grosso punto interrogativo. È un campionato molto benché cambi poco, ma in realtà cambierà tantissimo secondo me. Zamo, una domanda per te. Volevo chiedere a Livio se ipotizzi una convivenza serena tra i due spagnoli. Fare due manager non di sicuro. Ah, ecco, questo è un aspetto, cioè tra Alberto Puig e... Tra Alberto e Alzamora non mi sembra che corra proprio un buonissimo sangue. Sono due persone completamente diverse, entrambe però molto determinate nel cercare di raggiungere i propri obiettivi, e quindi sarà divertente. Toccano sempre delle situazioni lì da gestire. Vabbè, però insomma, fa parte del mestiere. I due piloti, io credo che i piloti, e loro possono testimoniarlo, quando vanno forti si rispettano, sono delle specie di animali, scusate, in senso buono, e quando vanno forte c'è una sorta di rispetto, sa va san dir, cioè loro comunque, quelli che vanno forte, li temono e li rispettano, quindi io non credo, io non ho mai visto dei piloti forti avere dei, sì, c'è stata la rivalità Max-Valentino, però era, il rispetto comunque c'era secondo me, questa è una mia sensazione. Dovevi intervenire Francesco o... No, il riferimento ai due manager, che io ho avuto Marquez in KTM 2008-2009, e a Alzamora gli va riconosciuto un gran lavoro, ha fatto veramente un gran lavoro, ci ha investito lui personalmente con la sua azienda perché ci ha creduto fin dall'inizio, e a un certo punto si è visto arrivare il buon Alberto che gli voleva fare le scarpe, lì si è un po' alterato e da buon mediterraneo si è un po' legata al dito, quindi... Però insomma, dai. Questa sinceramente manco la sapevo. Te la dico io perché l'ho vissuta. Quindi che griglia di partenza serve a qualcosa. Serve, quindi. E quindi tutto si è scatenato un po' lì. Però poi dopo ci sono stati, ognuno ha ripreso il suo percorso e penso che le cose siano abbastanza calmate. Benissimo, vi fermo ancora un attimo, non prima però di invitarvi un'anteprima interessante. Abbiamo avuto l'occasione di venire fino a Misano Cattolica con la nuova Fiat 500L che ci ha dato in uso Tony Fassina. L'anteprima è importante perché verrà presentata appunto quella vettura che sembra veramente straordinaria, siamo venuti giù in un comfort decisamente superiore alla media, consumando poco. L'anteprima si svolgerà giovedì 20 settembre nelle sedi del concessionario Fassina in via Rona 15 a Milano, in via Grassi 98 sempre a Milano, dalle 18.30, e poi 22 e 23 invece il grande porte aperte sabato e domenica, appunto dedicato interamente alla 500L. Da Tony Fassina, ci vediamo tra un minuto, andiamo a parlare di Stoner e di Valentino che forse sembra avere qualche problema con il suo staff, con il suo entourage, forse, non lo so, torniamo subito. Ben ritrovati, siamo a Cattolica, allora c'è anche il sindaco, che Igor Antonelli giustamente subito se l'è fatto stare vicino, venga qua sindaco, vedo che... Ce lo presenti? Fai qualcosa, che sei inutile, non servi come nel team, là, non servi a niente. Buonasera, guarda. Ma sei mezz'ora che ti pregavo in ginocchio di farlo sedere vicino a me. Capito, se te la tiri, se la tira lui, come cosa chiama, devo fare sindaco, io? Come si chiama? Buonasera. No, si chiama Buonasera? Sì. Ah, Buonasera. No, si chiama Buonasera, signor sindaco. Buonasera, io mi chiamo Piero Cecchini, sono il sindaco di Cattolica e intanto saluto tutti i vostri spettatori. Ma non ce n'è a casa se e tutti quanti quando ci vedo. Cambiano? Sì. Vabbè, allora andiamo male. Ma non ci credo, perché vedo che state facendo una bella trasmissione e anche un bel dibattito. Lo seguivo prima da là e vedo anche che i nostri campioni, noi fra l'altro tifiamo per Nicolò. Io non l'avrei mai detto. Il nostro, io stavo, tifo. Stavo fenati, però vabbè. Oh, siamo anche qui in un posto, cioè poco più di un mese fa c'è stato anche il Ducati, World Ducati Day, abbiamo fatto una grande festa qui sulla spiaggia. Quindi questa è una terra di motori, la città di Cattolica storicamente. Io quando ero bambino seguivo i circuiti, all'epoca c'erano Pasolini, c'era la Benelli, erano tutti qua per le vie cittadine. Oggi abbiamo a 3 chilometri da qui un bellissimo circuito, il circuito di Santa Monica. Cerchiamo queste manifestazioni, quindi il MotoGP, la città di Cattolica investe, così come gli altri comuni della costa, investiamo perché venga mantenute queste manifestazioni e sia continuino, perché è uno sport che... l'abbiamo nel sangue. Non vi hanno un po' penalizzato quest'anno mettendolo così tardi nel calendario? Cioè le scuole sono iniziate, cioè tante famiglie non credo riescano No, io non penso che sia penalizzato, la stagione è ancora ottima, diciamo che forse
serve anche a far capire che ancora qui si sta bene, qui siamo all'aperto, c'è aria buona. E diciamo che è stata una scelta fatta di comune, in comune accordo con noi amministratori e tutta l'organizzazione del MotoGP, proprio di spostare di una settimana la competizione che si svolge qui a Santa Monica, per dare anche possibilità, forse anche più spazio anche alla ricettività, perché fino a pochi giorni fa erano tutti pieni. Adesso qui a Cattolica abbiamo 255 alberghi che non sono tutti pieni in questo periodo, ma purtuttavia offrono quindi la possibilità di accoglienza di tanti che devono arrivare. E guardi, 200 camere gliele occupa Zamani con tutte le amanti che ha, deve piazzarle, per cui 200 gliele sistemo io. Bene, allora... il nonno di Enic qui è aspettato. Beh, va bene. Beh, anche questo è sport. Assolutamente, è il più sano, forse, più salutare. Grazie sindaco, vi do qui perché voglio beccare Florenzano e Livio, perché l'ultimo, visto che Team Pramac ha ufficializzato Spies e Iannone per l'anno prossimo, rimane Team Gresini, team molto caro a noi, però qui è l'unico team che non sembra ancora aver preso una decisione o l'ha presa. Ci potete dire qualcosa? Lascerei la parola all'amico bastardo, Livio. Che bastardo che sei, sei un bastardo. Che bello questo momento. Io immagino questo weekend sarà un weekend in cui si andrà un po' più avanti nella definizione. Alvaro comunque sta facendo un buon lavoro quest'anno, ha fatto a Silverstone soprattutto una bellissima gara, poi si è un po' perso dopo la caduta di Assen, però insomma è un pilota che secondo me potrebbe anche valer la pena di rivedere in azione il prossimo anno. È un pilota che è arrivato con una grossa aspettativa, l'altro anno era su una Suzuki, si pensava che la moto fosse un cancello, in realtà evidentemente non era così male, perché le prestazioni fra la Suzuki e la Honda non sono state così drasticamente migliori. Questo sicuramente non aiuta un pilota, il fatto che appunto arrivi con una grossa aspettativa, se questa aspettativa viene disillusa fa sì che la stagione sia più difficile, però appunto ha fatto comunque vedere delle buone cose e quindi secondo me è in cima alla lista. Poi ci sono comunque un po' di cose ancora in ballo, ma spero, io immagino questo weekend sarà abbastanza risolutivo. Sì, la vedo assolutamente come lui, in realtà, a parte gli scherzi. Beh, dopo è facile però dopo. Per rafforzare la tesi di Bautista, devo dire che è un ragazzo molto amato dalla squadra in genere, perché è molto, molto tranquillo, è uno che non rompe l'anima, quando sbaglia te lo dice, insomma è, da questo punto di vista è encomiabile. Purtroppo è caduto tanto quest'anno, questo se lo poteva risparmiare. Di buono ci sarebbe che purtroppo negli ultimi anni il team Gresini ha cambiato pilota ogni anno, e questo non è un fatto positivo, cioè dare a un pilota per due anni di seguito la possibilità di esprimersi, secondo me è un vantaggio, anche perché si abitua alla squadra, si abitua alla moto e tutto quanto. Per cui tutto sommato mi sembra che nel panorama attuale Bautista potrebbe essere la migliore delle soluzioni. Perché sorride Alex? No, perché anche lui c'è passato. Giovanni mi ha dato una gomitata, come dire, il secondo anno bisogna andare avanti insieme, ma io sono sicuramente d'accordo su questo, ma io sono stato uno di quei piloti che tra l'altro da Fausto è uscito, quindi addirittura secondo me due anni non è neanche un periodo completo, secondo me un minimo è tre anni. Io sono, per dirti, nelle mie categorie ho fatto 4 anni di 125, 4 anni di 250. Gianni, prepara il MotoGP. Prepara il contratto, Gianni. Altri due anni però deve fare. Almeno l'ho proposto io due anni. E quindi ti dico, secondo me l'essere completo è un minimo di 3 anni. Un programma di 3 anni è sicuramente completo sia per il pilota che per la squadra, specialmente quando la categoria è nuova. Quindi come quest'anno la MotoGP è diventata 1000, secondo me un pilota gli deve dare il tempo di abituarsi, perché poi non tutti sono capaci, magari come parlavamo prima, come Stoner, di abituarsi subito. Ma chiediamo a Gianni chi schiererà l'anno prossimo in CRT. Ancora non lo sappiamo, per essere onesti, però insomma stiamo cercando di capire. Ci sono tanti sellini che si liberano, diversi. Barberà sempre sia uno di quelli che cerca una moto. E la moto sarà la stessa? Questa è un'altra domanda, non lo so. Sinceramente, sicuramente adesso è chiaro che fino alla fine dell'anno andiamo con questa moto, questo sì. Ma siete pronti a trovare uno che vada un filo più forte di Edwards? Non è che ci noi vuole siamo molto, pronti, saremmo pronti a fare due moto in CRT l'anno prossimo. È che pare, non, fra uno, l'altro e l'altro, non ci sia il posto.
E quindi dobbiamo aspettare le decisioni di Dorna, Irta. C'è un altro discorso legato ai posti che riguarda invece Valentino Rossi, uno spostamento eccellente. Siamo sempre abituati, no, negli anni scorsi siamo stati abituati che boom, si spostava il pilota, bam, si sposta tutto il gruppo dei meccanici. Adesso sembra che le cose siano un pochino diverse e addirittura c'è questo punto di domanda, Max, di Valentino Rossi non ha ancora sciolto questi dubbi su chi va, o perlomeno non ha ancora ufficializzato chi lo segue, no? Ma più che altro c'è un po' di mercato libero all'interno della squadra, cioè ci sono dei componenti direi abbastanza importanti, storici, che a quanto pare insomma potrebbero essere tranquillamente sostituiti, ammesso poi di trovare magari la conferma da parte del sostituto, perché poi alla fine quelli bravi bravi, i perni diciamo della squadra, esatto, non sono tantissimi, però insomma sembra che qualcosa sia, non so, probabilmente ma la sensazione è che non sia più un gruppo così solido o che perlomeno possa spostarsi seguendo il suo diciamo capogruppo in questo caso. Zam, tu hai la stessa sensazione o? Ma secondo me per quanto riguarda i meccanici vanno tutti con Valentino, compreso Jeremy Balges, secondo me. Però sì, però bisogna capire perché, cioè se vanno perché non c'è stata un'alternativa a quei ragazzi o se vanno invece perché Valentino li vuole tutti insieme. No, non lo so, però faccio fatica a pensare che Valentino si accetti delle persone che non vuole, però non lo so, sinceramente non lo so, Livio magari lo sa, però non lo so. Io e Valentino siamo andati in vacanza insieme come sempre, d'altronde. Nel 98 è vero. Con anche te, però, vedi che era proprio un altro mondo. Anche Melandre, che invece ogni 3x2 dice che l'ho mandato dallo psichiatra. Valentino dice che lo odi, che sei antipatico. Melandre per la carità. Lori? Con Lori ci siamo abbiamo avuto un periodo difficile, ma ci siamo riappacificati. Ah, sì? Devo dire che Lori in realtà mi ha detto una cosa a Valencia dello scorso anno, mi ha fatto molto piacere, me la tengo per me, ma mi ha fatto molto piacere. Non credo. Adesso che è convalescente, mica che. Quanto manca, Pasquale? Stavi dormendo ancora, scusami. Allora, avete tempo, se volete, avete qualche domanda da fare, visto ne approfittate. Non so se vi siete divertiti, visto che tra un po' vediamo le. Niente, tutti con le dita nel naso, che roba brutta. Nessuno, neanche una domanda, niente? Albert, c'è una domanda. Lui aveva prima il telefonino anche lui, aspetta, sempre della famiglia qui. Volevo chiedere se ai piloti o chi mi risponde, i tempi di adattamento ai ritmi di gara che Valentino ha perso, secondo voi quanto sarà il tempo che impiegherà per ritornare a quei livelli? Secondo me molto poco. Cioè sarà, magari non arriverà subito al livello di Lorenzo e Pedrosa, però sicuramente andrà, cioè diventerà sicuramente più competitivo di come è adesso, quindi lotterà sicuramente spesso per il podio. Dopo, lottare per il mondiale sicuramente è più difficile, però da Valentino ci si può aspettare di tutto, quindi bisogna aspettare le gare e vedere, perché secondo me potrebbe anche riservarci delle sorprese, anche se è dura. Ma secondo te è vero che Lorenzo lo voleva Florenzano, cioè che non ha avuto nessun problema ad accettare che tornasse lì, diciamo, con amici, fratelli? Lorenzo ha fatto sicuramente la figura del signore, cioè al di là di quello che tu pensi, poi vale quello che fai e come ti comporti. Lorenzo, voglio dire, ha incontrato la parte di Valentino quando è arrivato lì in Yamaha, un'ostilità clamorosa. Valentino si è inventato il muro, gli ha fatto le cose più atroci. Lui era un ragazzino, poverino, arrivava in MotoGP così. E invece Lorenzo, devo dire, poi a un certo punto Valentino, diciamolo, ha posto il famoso ultimatum o lui o Dio alla Yamaha. Insomma, Valentino non è che era stato tanto friendly con Lorenzo. Lorenzo invece quest'anno, almeno nelle dichiarazioni pubbliche, si è sempre dimostrato un gran signore, per cui sì, diciamo, solo nelle dichiarazioni pubbliche, però credo. Tanto di cappello, perché poi vale quello che fai, le motivazioni poi possono essere un po' diverse dentro di te, poi non, dentro di sé Lorenzo non avrà questo amore sviscerale per Valentino, però si è comportato da signore, per cui io dico, da questo punto di vista bisogna battergli le mani. Poi tra l'altro Lorenzo, secondo me, adesso lo dico, mio diranno tutti i tifosi di Valentino, ma Lorenzo adesso va più forte di Valentino, secondo me. L'anno Venturo si leva una grande soddisfazione perché gli sta davanti sempre, e a quel punto lì Lorenzo tutto sommato c'è un gran vantaggio ad averci Valentino. Poi, come diceva giustamente Livio, l'anno Venturo
Scusate, ma allora è colpa di Florenzano se la Honda non ha fatto l'offerta a Valentino, perché non ci crede. Sì, non c'entri te, vedi, scusa, ma c'è Irene che vuole dire una cosa, poi andiamo a chiudere, che è la prima tifosa di Valentino. Faccio l'avvocato di Vale. Non, secondo te non è vero che va più forte Lorenzo di Valentino? Ah, adesso sì, Valentino è dietro perché la Ducati non va. No, ma dici con la stessa moto lui? Appare di, no, è avanti Valentino, cioè più, dici che va più Valentino. Se la giocano quasi alla pari, perché come carattere sono grintose entrambi. Infatti lo spettacolo è proprio loro due, è tutto. Dicevo, però una cosa è che Lorenzo deve accettarlo per forza Valentino, perché Valentino è colui che poi alla fine fa vendere, perché c'ha questo carisma in tutto il mondo che piace, e quindi non è che alternativa, lo deve accettare perché la Yamaha l'ha voluto perché vende con Valentino. Sì, ma hai perfettamente ragione. Grazie. Valentino dal punto di vista mediatico è il numero uno, è quello che fa vendere le moto, è quello, la gente stanno tutti quanti col cappellino giallo col 46 in testa, lo vedremo in questi giorni qui a Misano come l'abbiamo visto sempre. Ripeto, come diceva prima Livio, l'anno Venturo cambia la situazione perché non c'è più Stoner, quindi c'è un posto libero sul podio finalmente. Secondo me Valentino ci va spesso, però il gradino che occupa, quando lo occupa, è il terzo. Il telefono stasera, vabbè, ma il nonno ancora? Vabbè, ma è insaziabile questa donna, ma chi è? Si lamenta anche. Va bene, è andata bene che siamo nel momento dei saluti. Allora, mandate un messaggio al Sitges, 4883 888, ok? E invece ringraziamo gli amici dell'Alta Marea Beach Village, il sito altamareabeachvillage.it. Il nonno, tutto bene? Sta tornando, prego, venga. Tutto bene? Stasera sarà dura, ho già capito. Va bene, lo staff, devo salutarli tutti, sono stati troppo carini: Giuseppe Masi, Mirella Masi, Emanuela Marchini, Daniela Bartoli, Marco, Mirko, Agostino, Sergio, Michele, Elmo, che nome? Chi è Elmo? Non c'è. Elmo, ragazzi. Non c'è Elmo, davvero. Diego. No, meglio non incontrarlo, ho già capito. E poi lo staff del Coloniale, il ristorante Terrazza sul Mare dove siamo noi adesso, Fabio Pini, Angela Michela, Sabrina Marchini, che purtroppo per lei è la moglie di Igor Antonelli, non lo ringrazio. Ringrazio, ecco, faccio rivedere il libro, Irene Paungarden, High Side in corsa per la vita, lo faccio vedere lì, ringrazio Pasquale e Pino Piran, tutti i miei amici, in bocca al lupo per il Gran Premio di Misano, e ci vediamo dalla settimana prossima, torneremo in diretta dallo studio di Milano, per chi è in zona vuol venirci a trovare. Adesso però restate con noi, perché dopo la pubblicità c'è la sfida con le Ape Piaggio e le Legends, con Fabrizio Cecchini, il loro capo tecnico, che ha fatto un disastro, per cui rimanete lì con noi, abbiamo ancora una mezz'oretta da divertirci insieme. Grazie a tutti e in bocca al lupo per la gara. Fatto bene, ma quante chiavi hai? Sembri un portinaio, cos'è che fai? Dove vai? Le chiavi del paradiso. Adesso le sai tutte cosa aprono queste chiavi qua? Sì. Ma come fai a saperlo? Ce l'ho. Te le attacchi lì, ma dopo devi girare. Sì, ma adesso le do mio figlio. C'è Gresini che urla, qui ognuno fa Gresini, là, guarda dove sei, non viene qua con noi, non si vuole mischiare, guardalo là. Guarda. Qui sono tutte le chiavi degli scooter che abbiamo all'autodromo, perché se non le tengo io, sì, abbiamo 6 scooter, se non le tengo io di scorta, le perdono tutte. Sì. Arriviamo sabato che non abbiamo più una chiave dello scooter. Allora
io riesco a salvare il team. Non ho dubbi. Come fai a riconoscere una dall'altra? Devi provarle tutte? No, 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 le ho tutte targate. L'ultimo, sì. Qual è il più, quello che ti fa dannare di più dei ragazzini che c'hai quest'anno? Chi è il più furbetto? Chi è che... Di piloti? Sì. È Nicolò. È un disgraziato. 16 anni. Ha una cattiveria, una grinta da vendere. Però è bello così, 16 anni l'abbiamo avuto. Con le ragazzine tutti, no? Come vanno? Come ragazzine vanno? Con le ragazzine ancora non gli dà tanto gas. No, gli dà più, sì, gli dà più gas sulla moto. Sì, con è meglio in questo momento qua. Con le ragazzine secondo me non posso fare nomi. Perché sono no, perché ce li ho, ho qualche nome da fare ma non lo posso fare perché potrebbero essere fidanzati, così allora non voglio... Meglio evitare dei casini. È meglio evitare, cioè, dei casini. Fai bene. Lascia stare. Allora, siamo venuti a trovarvi qua perché è un po' che te la meno. Fateci vedere questi, sì, Ape Cross. Sì. Si chiamano Ape Cross? Sì, almeno dicono così. Sì. Ape Proto. Proto. Vi abbiamo portato giù una Legends Car, grazie a Mauro che se l'è scarrozzata fino qua. Le vogliamo vedere una contro l'altra, perché la filosofia, il concetto è Stati Uniti, perché quella roba lì è nata negli Stati Uniti. Adesso Adriano Monti l'ha portata al motodromo di Castelletto di Branduzzo, ce ne sono una ventina che girano in pista e si divertono. Questa è nata in Romagna, Romagnola. Quando? Tu lo sai perché... Come la Piadina. Ma quando è nata? Ma questa qui è un paio d'anni, non è che... C'è delle balle, ma è nata 12 anni fa. Vieni 12 qua. Anni fa? Non sai niente. Allora, io non so. Adesso questa qui è l'evoluzione. No, forse io due però... anni, forse io due anni che mi sono impagliato con questa cosa qui, però è una cosa che da noi nell'entroterra sono 10-12 anni che, diciamo, abbiamo cominciato con gli app piccoli 140 proto, poi mano a mano su da 140 siamo arrivati ai 1200. Senti, era inevitabile che una roba così nascesse in un posto di demoliti mentali come voi, perché chi poteva prendersi la briga di pigliare gli app Piaggio 50 e cacciarci su fino al 1200, come hai appena detto? Ma c'è il nome di questo qui che se l'ha inventato, chi è il vostro, diciamo? Un pochino nascono dalla fantasia di quelli che non dormono la notte. Immagino. E allora la notte, se no? Perché l'inventore di queste cose qui è lui. Ah, è lui, va bene. È lui che mi ha detto, no, ragazzo, dentro te. No, è lui che mi sta assemblando il telaio per il mio motore. Perché anch'io la sto preparando, ma è lui. Ma che... non è la tua questa qua? No, questa non è la mia. Questa qui è in prestito d'uso. Speriamo di non capottarla, è di Gianni. No, ma che capotti è sicuro, il problema è questo, che mi stanno sabotando. Guarda l'altezza tra me e lui. Io come cavolo fa uguale, eh? La pancia più o meno uguale. Come faccio a stare dentro un'ape del genere? C'ho il manubrio che mi tocca qui, però voi condividete l'abitacolo? No, adesso due derrapate ve le faccio vedere. Comunque basta tenere il gas aperto, qui non è che devi fare chissà che cosa. I freni, mi ha detto, il freno dietro non frena, va giù a vuoto. Perciò sei a posto. Ha detto, il freno davanti non frena, a posto. Dirt track, non bisogna frenare qua, è tutto deraponi e via. Mi fate vedere il posto guida dove il cieco c'è. Dai, fai vedere, prova verità. Tanto questo qua è in livrea ufficiale, ragazzi, mica male. Allora, posto guida, posto, vabbè, non c'è più la panchetta. Qui di serie cosa c'erano? La panchetta c'avevano, no? Panchetta che guidavi un po' disassato. Dove mettevi la fidanzata, andavi a limonare allegramente. Qui invece c'è un sedile di quelli omologati. Da gara. Ti faccio vedere come mi hanno sabotato. Mi prendi il casco. Vai e spiega l'abitacolo prima di mettere in moto. Che te c'hai voglia di capottarlo, già capisci? Se vuoi, no, ti faccio, se fo, se vuoi ti faccio due buchi nelle pedane per mettere giù i piedi, così. Allora, qui bisogna fare così. Gas così e basta. Frizione per mettere la marcia. Il freno non funziona, il freno di dietro manca l'olio. Perciò ti dico, mi lego perché perché non si sa mai che la metto per cappello, visto che c'è la stanza 280 dell'hotel Riviera. No, però visto che il roll bar c'è. Sì. Non sono a posto. 15 anni di saldatura, questo adesso in certi punti non sono arrivato. Allora, questa mezza dovrebbe arrivare a domenica, perché va dovrebbe arrivare a domenica. Adesso, ragazzi, oggi è il primo giorno. È il primo giorno, è la prima volta che lo provo. Non fare, perciò, il Bautista che mi sta regalando molte molte soddisfazioni, sì, di danni quest'anno. Quindi non fare il Bautista. No, no, non voglio fare il Bautista. Non fare l'Alvaro, che poi voglio vedere se riesco, però sono con la caretella che prima di partire il prete ci ha benedito. No, lascia stare. Io, ma l'unica cosa che vi chiedo è se mi legate, perché non si sa mai che magari mi capotto. Oh, quanto fa sto mezzo di velocità? L'avete mai rilevato? Di velocità l'ho provato lui il suo. Quanto fa? 170 su una Piaggio 4
ascolta, io mi piacerebbe vederti anche te su, sull'app, però. Io faccio un po' di... Mi dai una legata che... Una legata? Ho perché vado a rovistare qui vicino. Vorrei... Ma lì di robe grosse non ce n'è, a parte la cintura lì non c'è niente che può far paura. Vabbè, ma non legare. Non arriva più perché sono andato a mangiare. Io l'ho visto, era seduto al ristorante con Fausto e stava mangiando una biella di profiterol così. Gli ho detto, guarda, dobbiamo andare a girare. No, non c'è problema. Non mi si chiude più la cintura. Ma come fai a cambiare col tuo piedone? No, ma adesso faccio tutto. Sai cosa? Faccio tutto in seconda. Sai cosa? Dovresti mettere delle scarpette senza. Sì, da ballerina. No, metti le scarpette da ballerina, no, che ti vedo bene. Metto l'infradito. Sì, immagino. No, per quello mie. C'è un po' di spessore in più. No, ma è che mi viene sul mascarpone. Non tirate. Aspetta, che se infilo io non infilo te. Se c'era una peperina, stavi tinta come una sardella. Oh, non c'è una ragazza che mi può venire a chiudere la cintura qui. Porca miseria, mi sono punto. Cos'è che c'è che punge lì? Uomini, Dio buono, Basta, dai, tirati, vai. Vai, Cecco, dacci delle soddisfazioni. Allora, la prima dov'è qui? Perché se non sei te. La prima indietro, che parti in secondo. Sì, parti anche in terza, dai, va bene. Accendi, vai piano, Finita, non ce la può fare. Lo ribalta sicuro. Si ribalta sicuro, te lo garantisco che si ribalta. Ho già rischiato lì. Bella lì, Cecco! Si ribalta, si ribalta! So you want to be a rock star. Adesso fa una polvere questo qua. Cioè, si ribalta o no? Si ribalta, secondo me si ribalta. Al terzo giro si ribalta. Cioè quando c'è la cava il gas, e si gira, si cava il gas e ribalta, se no non si ribalta. Già girato, si è già girato, l'ho detto che non arrivava al terzo giro senza far casino. Vai. Sai che? Si sarà bevuto 3 litri di Ambrusco a pranzo con Gresini. Avrà bevuto 3 litri. 3 litri, dei profiterol così. Sembrava un piatto di portata pieno. E guarda il risultato, guardalo là. Non ha fatto neanche un giro intero, neanche uno. Fausto è andato via, tra l'altro, è scappato. Sì, sì, è scappato. Mi veniva a vomitare anche Fausto, guardare Cecchini che si metteva il casco. Beh, dai, bello, ci ha rovinato il servizio. Ha fatto 30 metri e si è fermato. Lì che va. Oh no! Gli rovina anche tutta la pista, rovina tutto. Sta facendo dei danni da... Si ribalta, è sicuro che si ribalta. Sono le Bridgestone, sono le Bridgestone. Pensa quando lo vedranno i suoi piloti che fa ste robe qua. Cecco, sei una categoria, altro che Bautista. Altro che Bautista, ragazzi, va che roba. Belli, che roba.
ragazzo si fa, è penalizzato dal fisico. Buono Cecco, no? Non riesco, non ce la posso fare. Arriva. Facciamo finta che è andato malissimo, però non diamogli la soddisfazione. Diciamogli che ha fatto schifo, dai. Esatto. Ok, fa Bernau, qui ci riempie di palta fino. No, è tranquillo. Dove va? La retro non c'è. Ha piegato il telaio, non si aprono più le porte. Cecco, ma te la cavi di brutto, vai fortissimo. Che classe! No, come no? Sei buono vero? Ma come no? L'ho toccato che fra un po' mi capotto. Ma va, è un dettaglio. È che io ho scommesso che non facevi tre giri, che ti capottavi prima, invece mi hai fregato. È che purtroppo mi hanno sabotato, non riesco. Guarda, ma fatto così. Guarda la leva del campo. È quello che tu fai ai tuoi piloti, è uguale. Loro l'hanno fatto con te, è giusto. Assolutamente. È giusto. Non riesco a mettere le marce. E vabbè, E poi mi hanno sabotato. Già in tre cilindri, ma cioè una candela che non va. Triumph, questo cos'è? C'è un Triumph? Sì. È un'onda! Non è un Triumph, cos'è il Triumph? Non lo conosco. No, neanche io. Vabbè. Senti, allora mentre ti riprendi, che già non sei bello da vedere normale, così sudato, indigestione, poi che sei in fase di... Vado da Mauro invece a farmi dire, ti piacciono queste macchinette qua? Bellissime. Eh? Mauro, come mai ti sei appassionato alla Legends? Io una cosa voglio dire, Dio buono, ma non si può competere con questi personaggi. Perché no? Sono degli spettacoli su tre ruote. Questo è uno spettacolo su quattro. Qui abbiamo messo in confronto gli Stati Uniti, che se poi corrono in Inghilterra, in Francia, in Europa, corrono più o meno da tutte le parti. Adesso sono arrivati anche qui grazie ad Adriano Monti al Castelletto di Branduzzo, al motodromo. E tu come mai? Cosa ci hai trovato? La passione della moto e della macchina. La moto ho deciso, dopo la nascita di mia figlia, di accantonare perché forse era un pochettino più prudente. La macchina è sempre stata nel cuore e allora qua ho trovato un'unione, un matrimonio perfetto. Motore da moto anche qui, è un motore Yamaha? IR 1300, tutti uguali a stock, 150 cavalli, da 0 a 100 in 3,7 secondi. Cambio sequenziale, tutto meccanico, niente elettronica, niente controlli. Solo chi guida meglio va più forte. Solo il piede e il manico. Ascoltami, cosa costa una macchina così? Una macchina così dipende, di base che la prendi con il motore dell'FJ non R 1200 sei sui 20 più IVA, poi c'è qualche accorgimento come ho fatto io, che ho messo il contamarce piuttosto che il volantino, il cruscottino, il contagiri, quelle sono tutte cose che poi una persona se vuole, certo, se la personalizza. Sono degli accorgimenti. Va bene, senti, allora vado a chiedere loro, che questa non gliel'ho chiesto quanto costano le loro, scusate ragazzi, ma una cosa non vi ho chiesto, perché lui dice quella lì arriva dall'America più o meno base sui 20.000, quanto vi costa un Ape Piaggio così? 15.000. 15 puoi spendere anche 10, di più. 12.000. No, aspetta. Questi qui fanno del business. Esatto. 15.000. Ti voglio dire solo una cosa. Ora, qui c'è il differenziale che è dell'appunto. Le vanno in demolizione 30 euro. I semiassi. Ecco, fammi conti. No, 30 euro. 30 euro. I semiassi sono dell'appunto, quelli maggiorati e in demolizione costeranno 5 euro l'uno. 22 euro l'uno. Poi qui è tutto ferro da carpenteria che non costa. Sì, la manodopera. Ma dov'è che quella? Ma qui è? 400 ore dice. 400 ore a 3 euro l'ora, quant'è? Questo qui, Monti, questo qua, è, questo è come poi? Come? È mistica, no? Perché alla fine dai 10-15, dai 10-15. Divertimento. Non 10, puoi... È già tanto 10, diciamo. Dici. Che con 10 si fa un buon Ape. Cioè, il concetto è bisogna rubare l'Ape Piaggio al fruttivendolo, vai lì di notte, gliela porti via, cioè sto facendo come posso farmene una, vado a rubare l'Ape Piaggio al fruttivendolo a Pozzolo Formigaro, poi vado in demolizione, piglio tutti i pezzi, me la metto assieme io, vengo qua, ti do un randellone l'anno prossimo che te lo sogni. Bravo, però mi piacerebbe...
Però mi piacerebbe che me lo dai adesso, perché mi piacerebbe vederti in pista. Non fine settimana. No, ve la rovino subito. Guarda, ho i posti che mi si sono staccati prima lì. Tu lo sai che Vitaloni, il presidente della San Carlo, domani sera vuole vederla girare con i suoi marchi. Ce ne sono due. Vabbè, allora questo già cambia le cose. Mi piacerebbe vederti. Casco? Mi piacerebbe vederti, perché sono curioso. No, ti faccio un danno. È matematico, è matematico. Fidati. Vabbè, lo provo. Guarda, che fai fatica a capottare, perché lì stavo per capottare. Ho fatto così, ho spostato il peso, ho spostato il profiterolo da una parte e mi si è messo dritto. Dai, si prova, va. È nascosto dalle palle, non ti abbiamo capito. No, è nascosto. Sì, sì, ho preso una paura. Figurati, no, come fai a capotare una roba che è così stabile? Siete dei delinquenti. Adesso perché ho mangiato, perché adesso ho mangiato il mascarpone. Hai mangiato una biela di... Guarda che non si chiude. Hai mangiato tanto che Fausto è quasi più alto, sembrava, dopo tutto quello che ha mangiato. Vedrai con che faccia quando scendo, quando mi ribaltano. Il casco è da cattivo però. C'è anche se va. In macchina me la cavo. Questo qua no. No, oh, se scende si incazzate perché l'ho ribaltato. No, io ti dico solo che dobbiamo usarlo domani sera. Dai, adesso fai andare, a te non te l'ha detta sta roba. Sì, ma l'ho detto. Scendi più perché è bello? È una figata, è una figata perché io che poi mezzo strano, contraico con i bughi un po' ci vado in campagna, quando cominci a capire come devi pigliarlo e ti pida seconda o in terza, perché sì, no, non ho mai cambiato, non ho mai cambiato. Hai preso su parole da Cecchini però. Sì, lo so, non ho dubbi, è bastardo quello. No, e non solo, e non solo. Sì, tipo che la benzina intanto non la paghi tu. Che sentire il motore così è una sofferenza, cioè di tutto, di tutto, di più. Non dubbi fosse bello. Lento, guarda che c'è un po' da sulla testata della Madonna qua. Malissimo qua la pioggia. Che brutto essere grassi. Prendi il trofeo. No, tienilo te. Non si vede niente. Sono entrati tutti per te. Sono i bastardi, si gasano. Sono entrati, è entrato quello lì, Mauro, con la... Non si vede niente, un muro. Via, via. Guarda, guarda, guarda. Non hai idea, è un muro, non si vede niente. Ma perché quello lì con le gomme più larghe però si impunta di più rispetto a... perché ha più... Questo qui se ne ho stradato così con le gomme larghe galleggia di più. Ah, ok. Molto di più. Per non fare... per non rovinare la pista, altrimenti... Oddio, vai con la che si è girata. Te l'ho detto che si girava, te l'ho detto. È matematico. Avete visto il...
il saggio Pasqua, il saggio che ha detto adesso è meglio scappare, e sono scappato. Adesso dovresti andare là, ma te... forse in diretta. Sì, vado, cieco! No, cieco! Arriva il bravo cronista! Eccolo! Cieco! Cos'hai da dire a tua discolpa? Primo capottamento della mia vita! Hai visto che io ho detto, aspetta che vado fuori, che qua comincio a pigliarci la mano, ah, e no, tu eri già con le gambe all'aria. Non mi sono preso paura. Aspetta, faccio il bravo cronista, aspetta. Eccomi. Quanto ho fatto di danni, più o meno? Quantifica che ci faccia andare il grano. 5.000, cieco, li dai in contanti o... Ci siamo divertiti. Oh, aspetta, vi lancio la sfida ufficiale, ragazzi. Questi mezzi qua sono uno spettacolo. La sua è divertente. Venite a Castelletto di Branduzzo, lui mi ha detto che venite. Se viene lui... Non puoi non venire te. Chi lo capotta altrimenti? No. Però... Però io quello che vorrei... Cazzo, ma mettimi due ruotine qui. No, quel mettiamo quello del patino pelle. La sfida è lanciata. Ci vediamo a Castelletto. Pronti, fatta? Via, sfida, io taglio. Vai e ci divertiamo. E poi venite a griglia di partenza, chiaramente. Ok, bravo, cieco. Ci voleva uno che lo capottasse. Sono contento che sia stato tu. Grande!